Adesso lascio la parola alla professoressa Cristina Papa e iniziamo poi le relazioni e i momenti significativi di ciascuno di noi. Buonasera a tutti e a tutte. Io ringrazio moltissimo l'assessore Vaguè e l'amministrazione comunale che hanno voluto organizzare questa giornata in ricordo di Tullio Seppilli a 3 mesi dalla sua scomparsa avvenuta il 23 agosto. E ringrazio in particolare l'assessore Vaguè che è restato vicino a Tullio Seppilli e alla famiglia sia prima della scomparsa che dopo, in modo devo dire non formale, con molta affettività e con molta veramente vicinanza. E per quanto mi riguarda, io ho incrociato l'attività professionale di Tullio Seppilli con diversi ruoli per 50 anni e sono stata prima sua allieva fin dalla tesi di laurea, poi sua collega all'Università di Perugia e ora ho l'onore e l'onere di sostituirlo anche alla presidenza della Fondazione Angelo Celli. In virtù di questo lungo curriculum, io mi faccio portavoce dei colleghi, degli allievi più o meno giovani che sono qui e che non interverranno, ma anche a nome loro voglio ringraziare l'amministrazione comunale per questa iniziativa e lo faccio anche a nome della Fondazione Angelo Celli, del personale e del Consiglio di amministrazione. Ringrazio naturalmente tutti gli amici e tutti i colleghi che hanno voluto portare il loro saluto e la loro testimonianza e che sono qui intorno a questo tavolo. Sono non tutti coloro che avrebbero potuto farlo o voluto farlo, alcuni sono stati impediti da altri impegni, ma come si può vedere sono sia numerosi sia di diversa, possiamo dire, formazione e anche competenze. Questo risponde e fa riferimento al fatto che Tullio era una persona che ha agito, che ha lavorato, che si è impegnato nella sua lunga vita a diversi livelli. Tullio Seppilli era un professore universitario, ma non solo. Io gli devo moltissimo perché mi ha insegnato l'antropologia, ma questo non vorrebbe dire. Mi ha insegnato soprattutto l'etica del lavoro universitario e mi ha insegnato anche un'etica politica della ricerca, cioè a dire una ricerca che non sia fine a se stessa, ma che abbia una utilità sociale. È questo che Tullio amava dire. Non gli piaceva l'etichetta di ricerca applicata. Cosa vuol dire la ricerca applicata? Vuol dire che c'è qualcuno che fa una commessa a un ricercatore senza che il ricercatore possa avere niente da dire sulla finalità della ricerca e anche sui contenuti della ricerca. Dire uso sociale significa dire qualcos'altro. Significa dire che il ricercatore è a fianco dei suoi committenti per una progettualità di uso sociale, appunto, della ricerca. Quindi qualcosa di molto di più della ricerca applicata. Dicevo, Tullio era un professore universitario e all'università ha dedicato la sua vita. Ha lavorato nella ricerca e nella didattica fin dalla laurea, fin da subito dopo la laurea, diventando assistente di Ernesto De Martino a Roma. Poi venuto a Perugia, ha insegnato a Perugia fondando l'Istituto di Etnologia prima e poi diventato di Antropologia Culturale e ha insegnato anche a Firenze. Quindi un professore universitario che ha studiato nella sua lunga carriera appunto l'antropologia a diversi livelli, ha ovviamente lasciato un segno importante nell'antropologia medica e che si deve a lui, di cui si deve a lui la fondazione in Italia. Ma
Tullio Seppilli ha lavorato in molti altri settori, in molti altri campi. Certamente di lui ovviamente non si potrà qui fare un discorso molto approfondito sulla sua figura d'antropologo, ma credo che valga la pena almeno ricordare che Tullio Seppilli è stato uno degli autori, sicuramente il più autorevole, autore del famoso memorandum in cui venne fondata l'antropologia culturale in Italia. Quindi non ha solo fondato l'antropologia medica, ma l'antropologia culturale in Italia, studi che Tullio aveva cominciato in Brasile, perché Tullio ha cominciato gli studi universitari in Brasile, e che in Italia, quando lui è tornato dall'esilio, era sconosciuta. Tullio l'ha fondata facendo uscire gli studi italiani dalle secche, da un lato, di tradizioni popolari legate al folklore e dall'altro di un'etnologia che ricalcava, diciamo, le orme di studi settoriali in alcune aree del pianeta, ma che non poneva in discussione la società contemporanea. Ma a parte questo fondamento importante degli studi di Tullio si era occupato di moltissimi temi. Ha fatto una importantissima ricerca sulla deruralizzazione italiana negli anni, fine anni 50-60, nel momento in cui i contadini lasciavano le campagne, sulla trasformazione dei modelli culturali e di genere nelle famiglie. Ha lavorato sui temi della migrazione, quando della migrazione in genere gli antropologi non si occupavano, perché se ne occupavano solo i sociologi. Poi aveva cominciato a dare una quantità di tesi, di laurea sulla migrazione fin dagli anni Ottanta. Oggi occuparsi delle migrazioni sembra naturale, allora non sembrava affatto naturale. E ha fondato un centro per la comunicazione di massa, occupandosi anche degli aspetti della ricerca visuale in antropologia. Si potrebbe parlare molto a lungo delle sue ricerche, ma ovviamente qui non abbiamo il tempo, anche perché ci sono molte persone che devono parlare e non posso intrattenermi troppo a lungo. Avremo altre occasioni, io credo, per affrontare la questione del profilo scientifico di Tullio Seppilli a vari livelli. Ma quello che qui voglio dire e che mi pare importante dire è che nei suoi studi Tullio non ha avuto soltanto rapporti accademici, ma ha avuto stretti rapporti sempre con la società civile, con il mondo dell'associazionismo, con le istituzioni, quindi con un mondo variegato, con il mondo delle professioni, quindi con un'apertura al rapporto tra ricerca e società veramente ad ampio raggio. Tullio era una persona che era instancabile e si è impegnato moltissimo anche nella divulgazione. Se c'era una piccola frazione di un comune sperduto che gli chiedeva un intervento su un tema che ritenevano importante, se c'era un giornale di larga diffusione, ricordiamo le interviste che ha fatto a Noi Donne, ma anche quotidiani, era sempre disponibile, perché appunto era guidato dall'idea di questa funzione sociale della ricerca, e quindi una funzione sociale della ricerca che prevedeva evidentemente anche la diffusione del sapere e la divulgazione. Voglio leggere qui una frase in cui Tullio parlava della sua scelta antropologica, è una frase che è tratta da una parte dell'autobiografia di Tullio che ha pubblicato nella rivista L'Uomo, diretta dal collega ora Alessandro Lupo, e recentemente, e diceva: «Vedo l'antropologia come ricerca nel cuore stesso della società, dei suoi problemi e delle sue ingiustizie, un'antropologia per capire, ma anche per agire, per impegnarsi». Ecco qui, come dire, il senso e il segreto, se vogliamo, di questo rapporto tra ricerca e società,
perché Tullio pensava che gli intellettuali fossero utili alla società. Oggi lo mettiamo abbastanza in discussione che gli intellettuali siano utili alla società. Spesso le ricerche vengono commissionate, ma insomma, per darsi lustro e poi magari non utilizzate, no? Tullio ci credeva davvero che gli intellettuali fossero utili, che la ricerca potesse essere utile, ma una ricerca appunto che affondasse il suo significato, i suoi temi dentro le disuguaglianze e dentro le ingiustizie. E se prendiamo un altro brano di questa autobiografia di Tullio, diceva: io ho avuto la percezione fin dall'inizio di un precoce e reiterato vissuto di essere parte di una minoranza perseguitata, Tullio era ebreo, e che ha vissuto anche l'esilio perché è dovuto andare in Brasile. Quindi Tullio ha preso le parti delle, diciamo, minoranze, dei più deboli, dei più fragili, anche a partire dal suo vissuto personale, e questo, come dire, dà un fondamento, anche uno spessore anche più profondo al suo agire. Ovviamente questa scelta stava all'interno di una strategia politica gramsciana che vedeva l'alleanza tra il movimento operaio, che lavorava per una società e che si impegnava per una società più giusta e più uguale, e gli intellettuali, in cui gli intellettuali erano una parte importante della lotta per una società più giusta. Era una politica che ha dato i suoi frutti importanti anche per costruire l'Italia per come oggi è. Tullio era un uomo che gettava dei ponti. Questa sua capacità di costruire la ricerca per agire lo portava anche ad essere un uomo non di rotture, ma di costruzione di relazioni. Tullio puntava a costruire qualcosa e ha costruito molto, moltissimo nella sua vita, puntava a costruire qualcosa creando tutte le alleanze possibili. Costruiva ponti e cercava equilibri. Lui diceva con un misto di compiacimento e di divertimento: io sono una bilancia, perché era nato in ottobre, quindi il suo segno era quello della bilancia, e si identificava in questa sua capacità di governare, di gestire le cose con equilibrio, senza l'uso, diciamo, della forza, dell'arroganza, della prepotenza, ma con l'uso della persuasione e con l'uso dell'equilibrio. Un'altra delle doti di Tullio era che era una persona che parlava molto bene, era un oratore che riusciva a conquistare intanto gli studenti, insomma eravamo folle alle sue lezioni, ma conquistava l'uditorio e conquistava con l'esercizio di una dialettica e di una retorica che si fondava sulla ragione. Voglio concludere dicendo che Tullio, anche se radicato molto a Perugia, era una città che lui amava molto, non era un provinciale, era una persona che era capace di andare nella frazione più sperduta del comune più sperduto, ma nello stesso tempo di tenere rapporti a livello nazionale e a livello internazionale. Aveva amicizie in persone che hanno segnato, in intellettuali che hanno segnato la storia italiana, Emilio Sereni, Luporini, Garin, tanto per citarne alcuni, nel momento in cui Critica Marxista era una rivista importante in Italia, era uno degli autori che ci scrivevano più frequentemente. Devo dire che Tullio era un uomo radicato e interessato al locale, ma anche al nazionale e all'internazionale. Ma Tullio era anche una persona, e qui voglio concludere, a cui piaceva molto intessere relazioni, che costruiva non solo ponti ma relazioni con le persone. Tullio spendeva molto tempo a scrivere le lettere. Devo dire che a me sembrava francamente una perdita di tempo, nel senso che poi Tullio c'aveva anche tante cose da fare, però scriveva sempre lettere, anche quando scriveva al preside, gli doveva scrivere di un
come dire, di una scadenza, ma gli scriveva sempre in modo personalizzato, cercando di entrare in una dialettica personale. Ecco, voglio concludere dicendo questo, che Tullio ci ha lasciato un'eredità importante, un'eredità scientifica, un'eredità politica, ma anche un'eredità nello stile delle relazioni personali. Grazie. Io ringrazio. Posso? Prego. A voi presentarvi. Io ringrazio per essere stata invitata in questa situazione in cui ci sono ciascuna persona ha una propria diretta esperienza di Tullio Seppilli. E quindi a portare un po' il contributo di quella, diciamo, di quella parte di società e di comunità locale che a partire dagli anni 70 fino all'altro ieri, si può dire, fino al 2017 pienamente, ha lavorato, ha collaborato, ha dialogato con Tullio Seppilli ed è la parte costituita dagli operatori, dagli psichiatri e dagli operatori di servizi di salute mentale di Perugia e dell'Umbria. Io parlo, ma per costruire questo intervento e questa, diciamo, questo contributo mi sono confrontata anche con coloro, colleghi ed amici che non sono presenti questa sera, ma che sono, come dire, protagonisti assolutamente continuativi e affezionati in un dialogo costante con il professor Seppilli e che in qualche modo e con cui abbiamo condiviso, sperando poi di avere un'occasione, no, per approfondire in modo più strutturato un contributo che sicuramente è molto, molto complesso, sfaccettato e che meriterebbe. Anche basta prendere alcuni articoli, alcuni contributi scritti di Tullio sui temi che ci riguardano più strettamente, che andrebbe sicuramente approfondito. Quindi Franco Scotti, Andrina Cerletti, Gianni Lungarotti, Patrizia Cecchetti, Anna Donati, Fausta Ciotti, Carla Nocentini, Antonio De Pascalis, sono questi i colleghi con cui in questi giorni ci siamo telefonati, con coloro che non potevano essere presenti per delegarmi in qualche misura, no, a questo breve contributo. Penso che ogni discorso sul passato costituisca per noi una riflessione necessaria in vista della costruzione di una strategia del presente, in cui essere scientificamente avanzati significa risultare tecnicamente efficaci e politicamente capaci di proporre e far transitare nel sociale tematiche e obiettivi riformatori di larga mobilitazione. Questa è una frase di Tullio con cui io mi riconosco assolutamente come professionista della salute mentale, come persona, mi è molto familiare nei due sensi del familiare, cioè è un concetto che mi è molto familiare e che appartiene anche alla mia famiglia. Lui scrive questa cosa dentro un seminario ospitato da Umbria Contemporanea, dalla rivista che lui poi ha diretto, ed era un seminario in cui si parlava, si rifletteva con psichiatri e antropologi a partire dal lavoro che Lucio Biagioni aveva curato sugli scritti di Carlo Manuali, e questo accadeva nel 2006, a cui aveva risposto, perché i libri si parlano tra loro a volte meglio che le persone, a cui aveva risposto Franco Scotti con un articolo che commentava questo contributo che Lucio Biagioni aveva composto. E
E Tullio scrive in questo contesto questa frase ed ospita questo dibattito con Ferruccio Giacanelli e tutte le altre persone che vi ho detto. In quel momento lui era interessato ad un aspetto della riflessione attuale, allora nel 2006, ma ancora adesso, che era quali dispositivi il movimento di riforma psichiatrica aveva messo in opera a suo tempo e che potevano essere rievocati in un contesto completamente mutato e cosa si dovesse fare per realizzare questo obiettivo in un contesto politico e sociale assolutamente mutato rispetto a quello degli anni 70, dove quelle sperimentazioni e quelle azioni avevano avuto espressione molto significativa in Italia e in particolare in alcune regioni e tra queste l'Umbria. Quindi si era ad attualizzare questo tema del parlare del passato perché ci serve adesso, come stiamo facendo anche oggi, no? È un esercizio assolutamente creativo e vitale, no? Ed è questo che credo che si debba continuamente riproporre anche in tempi poco inclini, diciamo, a queste operazioni, no? Che sembrerebbero delle operazioni quasi fantasmagoriche, acrobatiche, in certi contesti, in certi momenti come il nostro. Infatti, e qui cito sempre Tullio, tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70 si sviluppò in Umbria, nella provincia di Perugia e poi anche in quella di Terni, un movimento assai ampio che investì il funzionamento del manicomio, la sua logica costitutiva e la sua stessa esistenza, rimettendo in discussione la condizione, l'immagine culturale del malato mentale, le cause e la natura stessa del disturbo psichico e portò al superamento dell'ospedale psichiatrico e alla formazione di una complessa e alternativa rete di servizi di salute mentale aperti e dislocati nel territorio. Questa citazione invece è un'introduzione pubblicata di Tullio nei quaderni della Fondazione Angelo Celli, più recente, del 2014, ed è un numero dei quaderni dedicato agli scritti di Ferruccio Giacanelli sulla nascita del movimento antimanicomiale umbro per una storia della riforma della psichiatria in Umbria. Quindi questo tema per Tullio è, come dire, un interesse costante. Andrò poi più indietro nel tempo. Questa cosa lui la costruisce insieme a Franco Scotti e Carla Nocentini. Mi sono domandata, anche rileggendo delle cose da lui scritte in questi, per esempio in questi due volumi, quali fossero le cose che per lui fossero così importanti da studiare, su cui riflettere ed analizzare, che attinenti ovviamente al nostro percorso, a quel movimento. Credo che siano state alcune cose. Intanto il fatto che avesse una marcata, esagerata, eccedente pratica di partecipazione. Cioè il movimento antipsichiatrico, il movimento a Perugia, il movimento di riforma, in realtà costruì i propri prodotti sulla base di una veramente culto del partecipativo. Mise in moto energie, soggetti, i più diversi, dalla politica alla cultura, gli operatori, gli utenti, no? E questo aspetto costruì un qualcosa che poi possiamo chiamare anche capitale sociale, che ha continuato a funzionare come elemento di supporto a questo lavoro per molto tempo, ora ovviamente molto meno, ma in realtà l'elemento assolutamente interessante è come quel tipo di esperienza e di esperimento avesse prodotto esperienze di partecipazione, di costruzione comune estremamente importanti. Credo che questo fosse un elemento molto importante per Tullio Seppilli. Un altro elemento specifico del movimento a Perugia fu che i traguardi da raggiungere non erano particolarmente ideologizzati, come accadde in altre parti d'Italia, ma erano considerati dei prodotti di un esercizio teoria-prassi che si basava molto su una costruzione graduale a partire dalle esperienze operative concrete e credo che anche questo fosse una specificità che in qualche modo lo abbia interessato e affascinato. E poi che era una condizione, un contesto in cui la consapevolezza scientifica e quella politica del ruolo dei contesti sociali ed economici sulla salute e sulla salute mentale fosse molto marcata, eppure questo era un elemento importante.
la rinuncia ad un discorso meramente ideologico, la rinuncia alle ipersemplificazioni sulla natura della follia, la natura della devianza psichiatrica, la molteplicità di soggetti e di punti di riferimento e anche di orientamenti che nel dibattito psichiatrico erano presenti, e il fatto che in tutto questo contesto ci fosse un essere contro tutte le istituzioni segreganti. E dunque Tullio Seppilli, antropologo, ha partecipato intensamente al movimento di riforma psichiatrica con due differenti ruoli, ambedue importantissimi. Come consigliere della provincia di Perugia per il Partito Comunista Italiano dal 1970 al 1980 e vicepresidente della Commissione Consiliare per i Servizi Psichiatrici, in cui la presidenza era guidata dalla minoranza democratico cristiana. Questa è una cosa importante perché in realtà poi il regolamento dei centri di salute mentale venne approvato con l'esclusione del movimento sociale da tutte le forze politiche che in quel momento governavano questo tema, che era la psichiatria a Perugia. E poi il secondo ruolo che Cristina Papa ha in qualche modo rappresentato prima in modo più ricco di quanto possa fare io, come direttore dell'Istituto di Etnologia e Antropologia Culturale dell'Università degli Studi di Perugia, perché in qualche modo appunto lui, Tullio Seppilli, secondo Scotti dice c'è qualcosa che Tullio ha fatto per la psichiatria e qualcosa che Tullio ha fatto nella psichiatria, e vi faccio un breve elenco. Per la psichiatria ha promosso ricerche di stampo antropologico e sociologico sul movimento di riforma a Perugia, in Italia, del movimento di riforma psichiatrica. Sono numerosissime le tesi di laurea, Carla Nocentini, Pierangela Benvenuti, ma veramente moltissime le tesi di laurea che lui ha suggerito su questo tema, e quindi il tema della ricerca, della didattica e della ricerca, che ha tenuto in massimo conto questo argomento. Un altro elemento è quello della sprovincializzazione della psichiatria umbra attraverso il contatto con il circuito internazionale dell'antropologia culturale. C'è poi un suo ruolo importante che vorrei ricordare nell'ambito del confronto con le diverse posizioni della psichiatria rinnovata. Lui spesso ricordava, e altri con lui, dei miei colleghi, il convegno di Impruneta del 73 in Toscana, in cui si incontrarono, esiste una registrazione che era in possesso di Ferruccio Giacanelli, ma che Tullio citava spessissimo, di questo convegno di Impruneta in cui si confrontarono i basagliani, quindi la figura di Agostino Pirella, Giovanni Gervis, con le loro sfumature già diverse rispetto a Basaglia, e il gruppo dei perugini rappresentati da Sediari, da Scotti, da Brutti, e Tullio fece il coordinatore di questo confronto. E fu un confronto molto importante perché sul tavolo c'erano alcuni temi attualissimi, il ruolo della terapia rispetto alla politica nella salute mentale, ovvero rispetto alle variabili non connesse con lo stato di malattia nell'affrontare il tema della salute mentale. E Tullio e il suo gruppo furono fondamentali nel essere presenti alle assemblee popolari che costruirono il regolamento dei centri di salute mentale e poi a poter approvare questo regolamento all'interno della provincia di Perugia. E questa è una cosa del 74. Tullio partecipò a queste assemblee, si vede in Fortezze Vuote, ci sono tanti documenti a questo proposito, ed infine per esempio un'altra cosa importante, la Fondazione Angelo Celli ha curato per conto della regione tutte le iniziative che si sono sviluppate nel corso di un anno nel trentennale della 180, questo nel 2008-2009. Ed infine, a partire dal 2003, mise a progetto e condusse una ricerca sulla psichiatria umbra rinnovata
con una campagna di interviste insieme ai suoi collaboratori e collaboratori della Fondazione Angelo Celli, interviste ai protagonisti, psichiatri, infermieri, assistenti sociali e amministratori, la sua idea era che andassero recuperate le testimonianze di una cultura che aveva visto una diffusione soprattutto orale, profondamente legata alle esperienze pratiche piuttosto che a sapienti elaborazioni teoriche. I primi risultati sono quel seminario che vi dicevo, il quaderno numero uno di Ferruccio Giacanelli, personalmente curato da Tullio Seppilli. Quello che ha fatto nella psichiatria è stato, come ricercatore, come uomo di cultura, di riconoscere all'osservatorio costituito dalla rete dei servizi psichiatrici una funzione autonoma nella comprensione dei fenomeni umani che erano sotto la sua osservazione. E poi un ruolo nel custodire la molteplicità delle confluenze scientifiche nella costruzione del sapere psichiatrico sulla follia, senza cancellare né il punto di vista neurologico né quello psicologico. Accusava i Basagliani, infatti, di essere antimaterialisti, che detto da lui era una cosa molto, come dire, non troppo bella da dire. E cito in molte occasioni, in molti articoli, che in realtà nella psichiatria italiana non ci fu alcun monopolio culturale di qualcuno rispetto a qualcun altro, ma che in realtà esistevano veramente molti semi, molte possibilità di confronto, che era quella ricchezza scientifica che era realmente poi interessante. Oltre a questo, il porre attenzione al legame tra i disturbi mentali, le condizioni di vita materiale, i condizionamenti storico-culturali, utilizzare le conoscenze psichiatriche all'interno dell'antropologia medica, collocare la salute mentale nella salute in generale, guardando a questa come un bene comune, come qualcosa ovvero da costruire insieme nella partecipazione, non come qualcosa che serviva solo a salvaguardare dei servizi, ma anche a valutarli, ad innovarli attraverso un processo di costruzione. Infatti organizzò con la Fondazione Basaglia, Benigni e il senatore Marino un convegno sui livelli essenziali di assistenza psichiatrici recentemente per in qualche modo promuovere questo tema del bene comune, salute mentale, bene comune. Quindi, come vedete, è un dialogo lungo, intrecciatissimo, per noi ricchissimo. E quindi potete immaginare il sentimento di gratitudine. Di stima, rispetto, affetto, che lega una comunità scientifica a questa persona, a quest'uomo. E quindi è una lezione, quella del professor Seppilli, così vitale, così creativa, che siamo ovviamente disponibili a protrarla con chiunque voglia. Bene, grazie Elisabetta per questo intervento che ci ha portato in una delle questioni che sono state più a cuore a Tullio e su cui Tullio ha dato un contributo, come tu hai ben mostrato, molto, molto profondo e molto importante. E darei ora la parola a Giampiero Rasimelli, che è qui per la Regione dell'Umbria. Prego. Sì, ringrazio il Comune di Perugia di averci dato questa prima opportunità per ricordare Tullio e ciò che ha significato per tutti noi che siamo qui, ma per tutti noi intesi come Regione. Queste poche parole le divido in due. La prima è la parte del messaggero. Vi porto il saluto e la sincera partecipazione della Presidente della Regione Marini e l'impegno reiterato a confrontarci prima possibile, speriamo nei prossimi giorni, per avviare un progetto di confronto sull'insieme dell'opera di Tullio e del cosa ha significato l'opera di Tullio sì, per la costruzione della regione nell'identità che oggi noi possiamo
riconoscere e purtroppo per certi versi anche cominciare a guardare, diciamo, al passato. E per capire che tipo di lezione dobbiamo e che energia dobbiamo trarre da questo. Io penso che, è stato già detto molto, l'opera di Tullio è veramente ampia e va vista sia nella sua dimensione di, lo dico nel senso più lato, di accademia, di apporto accademico allo sviluppo dell'antropologia italiana, va vista nell'apporto che ha dato all'Umbria come territorio privilegiato, ma è soltanto, diciamo, una parte del significato del lavoro svolto verso la costruzione di interi comparti di quello che abbiamo chiamato welfare, ma che poi è articolato, diciamo, in tante dimensioni settoriali e che ha vissuto, diciamo, attraverso l'esperienza di Tullio, alcuni punti di eccellenza, non sto a tornarci sopra, particolari che hanno bisogno di essere analizzati, e ripeto quello che ho detto prima, per capire che energia ne possiamo trarre, oltre che il ricordo o la eredità strutturale che abbiamo. Poi c'è una terza parte che mi piace sottolineare, almeno mi pare che ci sia una terza parte che mi piace sottolineare. La sua opera, la sua funzione concreta di formatore, e non solo di studenti, ma di classi dirigenti. Tullio, un uomo di sinistra, ha veramente avuto la capacità di formare una parte larga delle classi dirigenti di questo territorio. È stato parte di un dibattito, di una temperie, diciamo, culturale e formativa propria della storia d'Italia. Ecco, lancio soltanto questo a titolo personalissimo. Si sono scritte tante storie sull'Umbria di questi decenni, di questi ultimi decenni, ma a me pare che ci sia una storia che resta un po' clandestina, diciamo, in tutta questa dimensione, che è proprio quel contributo che da Tullio e da un gruppo ampio di persone, una parte delle quali sono qui stasera, è venuto alla formazione delle classi dirigenti dell'Umbria e anche del confronto politico umbro. Se si scorrono, diciamo, le ricerche storiche, questa roba traspare, ma non troppo. Forse sarebbe bene, diciamo, approfondire questa ricerca, questa discussione. E non a caso porto il secondo messaggio a questo punto, che è quello di un amico di tutti noi, Raffaele Rauti, che non può essere qui, mi ha detto: mi raccomando, saluta e di che sono presente. Ho veramente l'onore e la felicità, tra pochi giorni, il 5, di partecipare alla sua ultima lezione prima della pensione, e il ricordo di Tullio in queste settimane che abbiamo discusso di come organizzare questo appuntamento è stato effettivamente, diciamo, un punto di catalizzazione dei ricordi, delle emozioni. Ebbene, poi ci sarà da occuparsi dell'eredità complessiva che lascia l'opera di Tullio, e anche su questo io assicuro l'impegno, l'intenzione di confrontarsi concretamente nella dimensione del tempo che viviamo, diciamo, e quindi di affrontare tutti i problemi che sono aperti. Per essere brevissimo, invece, una notazione personale. Non posso dire che Tullio sia stato un mio mentore, ce ne sono altri qui proprio in questa sala, però devo dire a tutti che sicuramente Tullio è una persona che mi ha cambiato la vita e che mi ha introdotto in un percorso culturale, umano e professionale dal quale non ne sono più uscito. E continuo a insistere su questo punto, perché è qualcosa che è accaduto in questa città, qualcosa di ampio, di profondo, di strutturale, che deve oggi essere riletto
che deve oggi essere non soltanto testimoniato ma studiato, perché si possono scoprire percorsi della vita civile, istituzionale di questa regione che debbono essere indagati. E quindi, diciamo, da parte mia c'è l'espressione di un affetto profondo. Io, lo diceva Cristina prima, non posso non scordare le lezioni di Via dell'Aquilone, non posso non scordare i viaggi. Ecco, io sono, come molti di voi sanno, uno che viaggia, però non posso scordare i viaggi in quelle lezioni di Tullio, saltando dalla filosofia all'antropologia, alle lezioni di De Martino, all'antropologia classica sul campo, all'etnologia più diciamo descrittiva e lontana, esotica, dalle isole Trobriand. Questo mi ha cambiato la vita. Questo è parte della formazione universitaria di quegli anni, che è stata l'origine di tanti percorsi. Quindi non posso dire che sia stato il mio mentore, ma sicuramente devo dire che è stato il primo protagonista di quell'esperienza che mi ha cambiato la vita, e di questo lo ringrazio insieme a tutti voi. Grazie. Grazie Gian Piero per l'intervento, per gli impegni e per le suggestioni. Ecco, questa, cerchiamo di riflettere sul ruolo di Tullio nella formazione delle classi dirigenti, mi sembra una suggestione molto interessante. Io darei la parola ora a Alberto Cacopardo dell'Università di Firenze, che è qui in rappresentanza del Festival dei Popoli, che come sappiamo Tullio è stato vicepresidente del Festival dei Popoli per molti anni. Prego. Buonasera. Io devo premettere che in realtà sono anch'io un portavoce in particolare di mio fratello Augusto Cacopardo, che è antropologo come me, con cui ho lavorato tutta la vita, però è stato soprattutto mio fratello che ha collaborato lungamente con Tullio al Festival dei Popoli, e purtroppo oggi non è potuto essere presente perché si trova a Londra. Ha mandato me in sua vece. Dunque, l'antropologia è una scienza priva di ortodossia, diceva Ernst Gellner, cosa che è stata a un tempo la sua condanna, perché le ha creato qualche problemino nei rapporti accademici con le altre scienze sociali, come Tullio ben sapeva, ma anche la sua fortuna, perché le ha consentito di mantenere sempre un atteggiamento aperto, polimorfo, eclettico, inflessibilmente critico. Marcus dice che l'antropologia è per sua natura critica sociale. E Tullio, in questo eclettismo, in questo polimorfismo, in questa programmatica eterodossia, nuotava come un pesce nell'acqua, perché era lui stesso un ingegno eclettico, polimorfo, pieno di innumerevoli interessi, vivacissimo e naturalmente inflessibilmente critico. Queste qualità del suo ingegno lui ha portato anche nel Festival dei Popoli, il Festival internazionale di film documentario che lui contribuì a fondare nel lontano 1959 a Firenze. E in quel momento l'operazione di fondare un festival di cinema documentario, di documentario etnografico in particolare, era un'operazione molto all'avanguardia, molto audace. L'antropologia visuale non esisteva ancora, il Festival dei Popoli è stato un precursore dell'antropologia visuale, che è nata in realtà una ventina di anni dopo come subdisciplina accademicamente riconosciuta,
E fu un'operazione di grande successo, ebbe immediatamente un grande successo sia a livello di pubblico locale. Il gruppo dei fondatori era un gruppo di intellettuali allora giovani tutti quanti, molto entusiasti, e il successo di pubblico a Firenze fu grande. A quell'epoca il festival si svolgeva al Teatro della Pergola, che era è il teatro della principale stagione teatrale di Firenze. Il pubblico era di élite, in quel momento era un obbligo sociale, diciamo, andare al Festival dei Popoli come alla stagione di teatro. Però intellettualmente era un'operazione di avanguardia che ebbe una grande risonanza internazionale. Infatti il Festival conquistò prestissimo un posto d'onore nel circuito internazionale dei festival di film documentario. A quell'epoca era un po' quello che il Festival di Venezia è per il Festival per il cinema di fiction. Il Festival dei Popoli in un certo senso lo è tuttora, perché è il più antico festival di cinema. Il ruolo di Tullio nel Festival dei Popoli, lui è stato sempre un membro del direttivo. Lì era scritto che è stato presidente onorario in questi ultimi anni, ma non solo, lui è stato fondatore e presente nel direttivo del Festival dei Popoli ininterrottamente dal 59, cioè praticamente per circa tutta la sua vita attiva. Ha avuto un'influenza determinante nelle vicende culturali del festival. Il festival, ho detto, nasceva come film di documentazione etnografica. Nei tardi anni 60, su impulso anche di Tullio, la cui attenzione ai temi politico-sociali tutti conosciamo, è stata ampiamente ricordata, fu mutato in Festival del film di documentazione sociale ed etnografica. Lì Tullio ebbe grandissime soddisfazioni, perché sul finire degli anni 60 il festival entrò in una nuova fase di successo di pubblico, questa volta di massa, perché in concomitanza con i movimenti studenteschi dal 68 in poi fu seguito da un pubblico veramente vastissimo. Fu trasferito a Palazzo dei Congressi, nella grande sala di Palazzo dei Congressi, che credo contenga 500 persone sedute, però a quell'epoca era piena di gente seduta sugli scalini, in piedi, i ragazzi del movimento studentesco e chiunque avesse un interesse nelle vicende sociopolitiche veniva al Festival dei Popoli, lo seguiva con grande passione, entusiasmo e partecipazione. Cosa che a Tullio fece certamente grandissima piacere, partecipazione anche emotiva. Le polemiche suscitate dai film del festival risuonavano per tutta la città. Bene, sarò breve, non vi faccio la storia di tutto il festival, dirò soltanto che nel frattempo l'antropologia si evolveva e ridiscuteva se stessa, il suo ruolo, il suo oggetto, i suoi metodi, e questo dibattito si rifletteva naturalmente nel percorso intellettuale di Tullio, che ne era parte, e dunque anche nel suo impegno al Festival dei Popoli, fino al punto che nel 2004 si arrivò, e questo io lo ritengo particolarmente sintomatico e interessante, su proposta di Tullio stesso, alla soppressione della sezione antropologica del Festival dei Popoli, a cui collaborava appunto soprattutto mio fratello insieme a Tullio. E furono loro che la vollero questa soppressione. Fu una specie di idiolettico suicidio dell'antropologia? No, fu un'operazione che vollero in nome di una concezione più alta dell'antropologia, come scienza integrale dell'uomo come essere sociale, e per cui qualsiasi documentario che si occupasse dell'uomo è un documentario antropologico. Questo fu il concetto di Tullio, per cui l'idea di una sezione antropologica diventava superflua. Fu un'operazione fatta in nome di questa più alta concezione dell'antropologia. Allo stesso tempo fu
una manifestazione della qualità che ha l'antropologia, che è fra le sue più preziose, di dubitare perennemente di se stessa, di mettere se stessa in discussione, e di dubitare anche dei suoi migliori risultati. E questa era una grande qualità dell'ingegno di Tullio, e di dubitare perennemente, costruire perennemente il suo punto d'approdo. E l'ingegno di Tullio era quello che avrebbe amato Nietzsche, non uno dei profeti di Tullio, ma quando dice Nietzsche: amo colui che vede il dado cadere in suo favore e si domanda o forse io barato. Questa qualità del suo ingegno Tullio si portò dietro tutta la vita, e la portò anche in quella circoscritta arena del suo impegno intellettuale e sociale, che è stato per tutta la vita il Festival dei Popoli. Grazie. Questa testimonianza su un altro aspetto del lavoro di Tullio, che ha riguardato appunto la documentazione visuale e anche l'antropologia visuale attraverso il suo rapporto con il Festival dei Popoli. E adesso darei la parola a Franco Giustinelli, che è il co-direttore della rivista Umbria Contemporanea, di cui appunto era direttore Tullio Seppilli fino alla scomparsa. Prego. Buonasera, grazie per l'invito, Assessore Vaguè. Un saluto forte da parte dell'Associazione Umbria Contemporanea, della rivista, alla signora Seppilli, alla sua famiglia. Noi abbiamo lavorato per 13-14 anni presso la Fondazione Celli. Il mio rapporto personale con Tullio data da più di lontano, perché ci siamo incontrati a metà degli anni 70 nella direzione regionale del PC, cioè Claudio Carnieri, che può testimoniarlo. Gli interventi di Tullio erano brevi, precisi, sempre nel merito. Ma non è di questo che voglio parlare, né ripercorrere la storia accademica, perché voi l'avete fatto molto meglio di me. Vorrei parlare proprio della nostra associazione, della rivista. Entrambe sono nate nel 2004 qui a Perugia per iniziativa del senatore Raffaele Rossi, ma anche di Tullio. Una rivista che aveva un obiettivo ambizioso, quello di aiutare la riflessione sulla regione. In qualche modo il suo motto era ripensare l'Umbria. Ora, se io dovessi dire se questo obiettivo è stato raggiunto dopo 13-14 anni, direi vabbè, parliamo d'altro, perché la società politica regionale non aveva un particolare interesse in questa direzione, a mio avviso nel segno di una divisione sempre più forte rispetto alla società reale. I problemi che si volevano porre allora, oggi ci sono tutti, sono aumentati,
qui non si tratta soltanto di ripensare l'Umbria, ma probabilmente di ripensare tutta l'esperienza regionalista. Si è lavorato con l'obiettivo di affrontare temi di grande interesse. In parte credo che ci siamo riusciti grazie al grande impegno di queste due persone, Raffaele Rossi e Tullio Seppilli. Raffaele però nel 2010 è morto e ha lasciato un grande vuoto nella associazione, credo nella città di Perugia, nell'Umbria, e è stato naturale per tutti noi proporre Tullio alla direzione della rivista, una decisione che abbiamo assunto con piena concordanza. Abbiamo continuato a fare delle cose importanti e però Tullio aveva una qualcerta ritrosia a parlare di sé, ad autocelebrarsi, dava come sempre l'impostazione, entrava nel merito delle diverse questioni, però in un certo senso voleva un po' guardarci un po' più da lontano. Negli anni precedenti aveva fatto l'introduzione a questo quaderno di Umbria contemporanea, che sono le note sui canti tradizionali del popolo umbro, per dire quanto ampio fosse il suo terreno di interesse. Ma come ci ha raccontato lui stesso, perché ad un certo punto l'abbiamo quasi costretto a darci un testo, e questo è avvenuto, devo dire, anche con una certa fatica, 2 anni fa, quando abbiamo deciso di pubblicare un numero monografico sulla cultura in Umbria negli anni della crisi, ci ha consegnato un testo che non si riferiva al Tullio seconda maniera, ma alla sua storia pregressa. Vorrei sintetizzarvi questo testo in pochissime battute, perché credo che ci aiuti a completare il ragionamento e ad entrare meglio nel merito della sua personalità, della sua figura, della sua qualità scientifica. Ma come è venuto fuori Tullio? Lui ci dice in questo testo di discendere da una famiglia ebrea sefardita, fuggita quindi dalla Spagna alla fine del 400, in seguito agli editti dei re cattolici, in base alla famosa alternativa: o ve ne andate o finite sul rogo. E dice che i suoi antenati sono venuti dapprima in Umbria. Seppilli, a suo avviso, ha una radice in una città dell'Umbria, Spello, Ispellum. Ma questi antenati poi a metà del 500 si trasferirono ad Ancona e successivamente da Ancona andarono a Trieste. Ecco, qui è la storia, vorrei dire, moderna della famiglia Seppilli, del nonno e in particolare del padre, il quale, laureatosi giovane brillantemente, riceve una cattedra da parte dell'Università di Padova, una cattedra di igiene, professor Briziarelli, e le cose vanno bene, la famiglia, se non che nel 1938, il prossimo anno sono 80, è l'80° anniversario, escono le leggi razziali. Piccola parentesi,
Il padre di Tullio viene ovviamente cacciato dall'università, lui stesso viene espulso dalle elementari, perché questa legge razziale italiana era la quintessenza, se volete, delle leggi di Norimberga, pur non arrivando a quella ferocia, ma forse superandola per stupidità. Tutti i docenti della scuola di fisica e così via vengono costretti a fuggire all'estero. La parentesi è questa, che Mussolini nel 29, in occasione del dibattito sul concordato alla Camera dei Deputati, aveva fatto grandissimi riconoscimenti agli ebrei che da migliaia di anni stavano in Italia e aveva detto che essi continuavano a dare un grande contributo. Qui ce lo possiamo pure dire, molti degli ufficiali ebrei dell'esercito italiano l'avevano appoggiato e così via. Nel 32-33, quando fece la famosissima intervista ad Emil Ludwig pubblicata da Mondadori, confermò questa sua predisposizione, questo orientamento. Disse: in Italia non ci sarà mai spazio per i deliri di razza. Il delirio arrivò 5-6 anni dopo ed era fondamentalmente un delirio che si muoveva su un doppio piano, quello razziale in senso stretto, il Rauschnig, tutta la scuola tedesca e così via, e sul piano culturale, perché nei confronti degli ebrei le leggi razziali italiane statuivano che la differenza, le razze esistono, la razza italiana è razza ariana, ergo gli ebrei non sono di razza italiana. Arrivo alla conclusione. La famiglia emigra in Brasile, a San Paolo, lui va in una scuola italiana, ma qui ha la sfortuna di stare in mezzo a compagni che dall'estero, figli e nipoti di fan del fascismo, erano indottrinati, affascinati, vorrei dire, per la grandezza dell'Italia nel mondo e tutte queste cose. Quindi consideravano Tullio uno sporco giudeo. Lui usa esattamente queste parole. Ne soffrì moltissimo, si chiuse, cominciò a prendere interesse per la storia dei diseredati, degli operai, degli indios perseguitati, non solo nel passato ma anche nel Brasile contemporaneo, e nacque quindi l'interesse, l'amore per l'antropologia. Con entusiasmo, con grande passione, ricorda la partecipazione a un comizio a San Paolo tenuto da Pablo Neruda. Qui nasce il suo interesse per un comunismo che potremmo definire romantico. Ma si mette a studiare, studia Marx, studia Lenin e diventa un cultore del marxismo scientifico. Questo dato io lo voglio ricordare perché dopo la guerra la famiglia rientra in Italia, lui fa quel percorso scientifico, accademico, umano, del quale tutti hanno parlato. Ma ecco, rientra in Italia con la volontà proprio di lavorare su questi terreni, non occuparsi soltanto dei canti, delle tradizioni, come fanno altri antropologi, della ricerca intorno
al sale o allo specchio e così via, ma di innestare, questo è il suo grande progetto, l'antropologia culturale, che nel fascismo era stato assolutamente negletta, al pari della sociologia e così via, nel corpo vivo della società. Farne quindi un grande strumento di promozione e di cambiamento, di trasformazione sociale, soprattutto per i lavoratori e per le classi più umili. E questa è stata la sua missione reale. Noi non possiamo che essergli grati di tutto questo e di ricordarlo con grande partecipazione e con grande affetto. Grazie Franco anche per averci ricordati questi passi della biografia di Tullio che non sono stati insignificanti rispetto alle sue scelte politiche e culturali successive. Io darei la parola ora a Paolo Montesperelli dell'Università La Sapienza di Roma, che di Umbria contemporanea è anche stato e continua a essere uno dei collaboratori principali. Prego. Grazie, grazie molto. Per me è veramente un onore parlare di Tullio e vorrei parlarne in base all'esperienza mia personale del rapporto che ho avuto con lui. Dunque, la prima volta che ho incontrato Tullio l'ho incontrato attraverso un testo. Erano gli ultimi anni 70, credo 1978, e questo era un saggio sull'organizzazione del consenso nel regime fascista. È un saggio che mi colpì moltissimo, un saggio straordinariamente lucido, attento, che in qualche maniera faceva da premessa ai miei successivi interessi nell'ambito delle scienze sociali. Mi ispirò questo interesse. Credo che questo saggio dovrebbe essere riletto e riproposto anche nelle scuole. Ho l'impressione che noi, alla luce anche di fatti molto recenti, abbiamo veramente bisogno di riflettere su queste cose e far riflettere le nuove generazioni. Dunque il primo incontro fu con un testo. Per quanto riguarda invece la prima volta che ho incontrato personalmente Tullio, questo è accaduto quando io sono entrato nella redazione della rivista Umbria Contemporanea. E devo confessarvi che alla fine di ogni riunione io fra me e me provavo a fare un bilancio e questo bilancio era sempre squilibrato, nel senso che io ero riuscito a dare molto meno di quello che io avevo ricevuto, di quello che io avevo imparato. E questo proprio grazie a Tullio e aggiungerei anche grazie a Lello Rossi e grazie naturalmente a tutte le altre persone che animano la redazione della rivista. L'ho anche intervistato due volte, la prima volta proprio per Umbria Contemporanea, e nell'intervista ha ripercorso la storia sociale e culturale della nostra regione, dalla regione, dall'Umbria rurale, fino all'Umbria in generale, la società italiana di oggi. E devo dire che a proposito della fase odierna, a me è sembrato di cogliere in Tullio, più stupore e amarezza, più senso di critica, non riuscendo a individuare nel momento di oggi la possibilità di un progresso. La seconda intervista è stata sulla storia delle scienze sociali in Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi. E io ho notato uno sguardo molto profondo, così profondo, da essere totalmente interdisciplinare. Senza però sincretismo. Le scienze sociali venivano descritte non come un affastellarsi caotico di saperi. C'era un cuore comune. E questo cuore comune, in questa intervista, era l'idea della società che non è solo oggetto di conoscenza, ma è anche soggetto di conoscenza. Della società che è anche il portato di una dialettica fra le oggettivazioni, le istituzioni, i ruoli sociali, diciamo, e l'intenzionalità soggettiva.
Quindi un'ottica sulla società niente affatto determinista, un'ottica dialettica che era l'origine della spinta critica che dovrebbe sempre animare le scienze sociali. E proprio su questa, su questo spirito critico io vorrei incentrare la mia ultima osservazione. Tullio non mi è parso mai un erudito. Tullio era un intellettuale a tutto tondo. Il suo sapere era, a mio avviso, connaturato nella sua intera esistenza, tanto quanto nella sua vita quotidiana. E questo faceva sì che Tullio, oltre ad intellettuale, fosse un saggio, un grande saggio. Il suo era un sapere da saggio e contemporaneamente un sapere intrinsecamente scientifico, se per scienza noi intendiamo il rifiuto di ogni dogma, magari con una buona dose di eresia, e se intendiamo per scienza anche qualcosa che non può essere schiacciato sulla, sulla tecnica. La scienza, anche in Tullio, secondo me, era soprattutto spirito critico, dallo sguardo sereno, ma anche dall'animo sempre irrequieto, come infatti era Tullio. Grazie Paolo, poi ci dirai dove è uscita questa, intervista. La tieni segreta. Dell'Associazione Italiana di Sociologia, la seconda intervista. Ah, ecco, capito. Ha scritto per il nemico, quindi. Bene, darei la parola adesso a Alessandro Lupo, che, che insegna all'Università di Roma La Sapienza anche lui, e che è il presidente della Società Italiana di Antropologia Medica dopo la scomparsa di Tullio. Prego. Grazie Cristina, grazie Assessore Guagué, un saluto ad Anna Ciantung Seppilli, con cui questa mattina ho fatto una visita alla tomba di Tullio, e mi fa un enorme piacere poter parlare di Tullio di fronte a persone che tutte lo conoscevano bene quanto e più di me, no? Dai nostri interventi traspare una commozione, una dimestichezza e al tempo stesso, non dico lo stupore perché lo sapevamo, ma insomma il compiacimento di scoprire quanti diversi lasciti ci ha lasciato questo uomo eclettico, no? Io lo conobbi nel 90 quando fu mio commissario per il dottorato, venne a Roma per discutere la mia tesi e scoprì un uomo appunto curioso, niente affatto baronale, pur essendo un uomo molto autorevole, molto generoso di sé, molto simpatico, perché era un uomo che sapeva voler bene e a cui piaceva essere voluto bene, dunque sapeva anche guadagnarsi con sorniona furbizia l'amicizia e l'affetto delle persone. Pochi anni dopo venni chiamato da lui a formar parte della redazione della Società Italiana di Antropologia Medica, mai avrei immaginato di diventare il suo primo successore. Potete immaginare quanto inadeguata una persona si senta a occupare un posto così prestigioso e così importante dopo un uomo così ineguagliabile, no? E quindi grande impegno, grande anche volontà di essere all'altezza di quello che Tullio ha rappresentato. È stato molto giusto il primo intervento che è stato fatto quando si è ricordata l'importanza del ruolo di quest'uomo nella formazione di una classe dirigente. Io credo che l'Umbria è una regione nella quale veramente sono state sperimentate delle forme di connubio tra l'intelligenza, la politica, l'impegno civile, la sperimentazione sociale che può dare lezioni a tutto il paese. E nella rivista ho imparato a fare lavoro di squadra in modi accademicamente non
previsti e non convenzionali. Se c'era una cosa che caratterizzava Tullio Seppilli, il compagno Tullio Seppilli, era quello di essere persona autorevole in maniera egualitaria. Era uno che dava del tu a tutti, come si diceva, andava a fare la conferenza nell'ultimo dei paesini, come nella più prestigiosa delle accademie, e dava del tu e si faceva dare del tu a tutti, perché non c'era bisogno di dare e farsi dare del lei per essere riconosciuto come persona autorevole. No, non era mai un trombone barone, era sempre una persona estremamente accessibile, ma al tempo stesso estremamente autorevole, perché quello che non era un erudito, ma era un saggio, e come saggio era uno il cui consiglio pesava e tutti lo percepivano. E era una persona che non solo era refrattario al dogma, ma era una persona refrattario a ogni egemonia. Era una persona con un grande senso della criticità intrinseca del sapere scientifico e antropologico. Ricordo un passo del suo editoriale nel primo numero di Antropologia Medica, in cui nel criticare o nell'esprimere alcune riserve rispetto a una tendenza biologizzante e riduzionista che la biomedicina stava intraprendendo negli ultimi tempi, lui offriva il contributo dell'antropologia come intrinsecamente critica, non per criticare un eccessivo scientismo della biomedicina, ma per renderla più potentemente scientifica, cioè nel superare il riduzionismo e nel permettere alla medicina di, non rinunciando alle conquiste della propria scientificità dura, di non perdere quella componente più relazionale, umana, legata alla dimensione affettiva, sociale e psichica, che renderebbero la medicina una scienza più efficace. Era un uomo profondamente ironico, il che lo aiutava a non essere appunto mai pompier, a non essere mai noioso, no? Era un uomo che si sapeva prendere in giro e era un uomo con cui era anche molto gradevole stare. Ma lasciatemi dire, io non sono un antropologo italianista. Io la mia ricerca dal 1979, quando ho cominciato a farla, l'ho svolto nelle regioni indigene del Messico indigeno, quindi ho avuto rapporti molto stretti con tutti gli antropologi medici messicani e ne ho conosciuti molti di tutte le parti del mondo che capita di incontrare ai consessi internazionali. E Tullio Seppilli, che era, come avete benissimo ricordato, un amico delle minoranze, essendo lui stesso un esponente delle minoranze le più perseguitate, era anche un ribelle all'egemonia anglofona, quindi era un propugnatore della pariteticità delle lingue, era uno che si rifiutava a far sì che la nostra rivista avesse gli abstract e riassunti solo in inglese, ma li voleva in inglese, in spagnolo, in francese, in italiano, a ciò che la nostra rivista, pur pubblicando quasi sempre gli articoli in italiano, fosse però accessibile a tutto il mondo, non solo a quello linguisticamente egemone, no? Però questa notazione sulla sua internazionalità la voglio estendere al fatto che proprio questa sua autorevolezza di persona saggia e di intellettuale, il cui sapere chiaramente travalicava gli steccati della disciplina antropologica, faceva di lui, io direi, l'antropologo italiano più ecumenicamente noto e rispettato. Più dello stesso De Martino, che non fu tanto tradotto fino ad anni recenti, più di Alberto Cirese, che non si è mai curato di promuovere la sua lezione all'estero e che pure in Italia era molto più potente accademicamente di quanto non sia stato Tullio Seppilli. Tullio Seppilli è persona che, non vi dico in Messico, non vi dico in Brasile, che era la seconda patria di Seppilli, ma in Argentina, ma negli Stati Uniti, ma in Canada, ma in Francia, è l'italiano di riferimento per l'antropologia, in particolare per l'antropologia medica. La rivista che lui con ossessiva precisione ha curato durante tutti questi 21 anni è una rivista che è considerata come un gioiello internazionalmente. È una persona che veramente ha tenuto alto il testimone del pensiero degli studi sociali italiani, dell'impegno politico e civile del nostro paese e del contributo che l'originalità dell'Accademia italiana può dare al mondo internazionale.
È stato un maestro con una pluralità di competenze, con una consapevolezza del suo ruolo e con una statura direi veramente ineguagliabile. Tullio è appartenuto, io credo che in questo le sventure biografiche di cui Tullio è stato protagonista sono state però, come dire, una prova esistenziale che ha contribuito a forgiare una personalità particolare. Io credo che la generazione che ha vissuto la guerra, che ha vissuto la resistenza, che ha vissuto la fuga per le leggi razziali, le persecuzioni, la resistenza e via dicendo, e poi la ricostruzione, è una generazione che chiaramente ha vissuto un qualche cosa che l'ha plasmata in un modo eccezionale. No, è difficile pensare che oggi noi della nostra ovattata e viziata generazione dei baby boomers possiamo avere la stessa struttura e la stessa solidità ossea che ha avuto una generazione che è passata attraverso queste riprove. Stamattina noi, alcuni di noi sono stati presenti alla inaugurazione della denominazione ad Alessandro Seppilli di questa rotonda attraverso la quale si entra a Perugia. No? Quindi abbiamo avuto la testimonianza, se vogliamo, di una continuità genealogica tra questi grandi personaggi. No, Lamberto Briziarelli ha ricordato in un bellissimo, anche se sintetico, anzi forse è riuscito nella sintesi, a testimoniare la grande statura di quel personaggio che è stato l'igienista, il civil servant, no? Il sindaco per 11 anni di Perugia, Alessandro Seppilli. E oggi parliamo di suo figlio, quindi questo testimone di impegno civile, di alta statura morale, di grande impegno per migliorare la società e per rendere più matura la scienza, senza che mai la scienza si parli addosso e creda di essere portatrice di verità incontrovertibili, noi vediamo questo testimone passare di padre in figlio. E poi? Beh, poi genealogicamente non c'è più una filiazione diretta. No, perché Tullio non ha avuto figli, ma quanta filiazione intellettuale e affettiva Tullio ha dato, no? Noi antropologi culturali che non ci occupiamo, lui nasce come biologo Tullio, no? Lui nasce come antropologo fisico e sapeva molto meglio di tutti noi, perché aveva avuto una formazione dunque scientifica dura, quanto bisogna tener conto, e poi come marxista, delle componenti strutturali, no? Delle basi, del primum vivere, dei inde filosofari, eccetera. Ciò non di meno, noi antropologi culturali sappiamo che i figli non li fa il gene, no? I figli non li fa l'aver dato lo spermatozoo, l'ovulo, i figli li fa l'amore, la plasmazione, gli scugliaccioni, le letture, le carezze, quello che i trobriandesi dicono il plasmare il volto del figlio. I trobriandesi credono che il padre non dia nulla al figlio, che tutta la sostanza venga dal matrilignaggio, ma credono che il tama, il padre, abbia un ruolo fondamentale, perché tenendo il bimbo sulle sue ginocchia, dandogli da mangiare, parlandogli, amandolo, gli plasma il volto, cioè gli dà una personalità. Beh, io credo che oggi, in questo consesso così intimo per Tullio Seppilli, anche se molti di noi siamo reciprocamente sconosciuti, noi stiamo dando testimonianza del fatto che tutti siamo in qualche modo, e per una non irrilevante parte, quel lascito genealogico, intellettuale, affettivo, umano, che Tullio ha lasciato. E quindi è con commozione che noi tutti lo ricordiamo con questa immensa gratitudine, con questo grandissimo affetto e anche con la consapevolezza di un impegno che ciò che lui ci ha lasciato è un valore che deve guardare a un futuro prossimo e lontano. Grazie. Grazie Alessandro per queste parole e anche per l'impegno per il futuro. Darei la parola ora a Claudio Carnieri, che ha conosciuto Tullio, è stato presidente dell'AUR Umbria Ricerche, l'agenzia Umbria Ricerche, e che ha fatto un lungo percorso politico anche con Tullio. Prego. Grazie Cristina. Prima di tutto un sentimento di gratitudine alla municipalità
per aver costruito un'occasione nella quale una comunità scientifica, accademica, intellettuale e di esperienze si riunisce nel luogo più significativo della città, l'aula del Consiglio Comunale, per ricordare una personalità poliedrica come quella di Tullio. Già tante cose sono state dette, io posso aggiungere qualche ricordo e qualche riflessione, non senza premettere alle poche cose che dirò una considerazione su quella dimensione di genealogia che adesso veniva ricordata, perché tante volte, dirò poi quando ho incontrato Tullio per la prima volta, ma tante volte mi son posto anche il tema di come si era costruita la sua personalità, non solo le sue origini ebraiche, il suo esilio in Brasile e poi il rapporto con Alessandro, che è filiale ma anche di reciproco scambio, e è proprio Tullio che a 10 anni dalla morte di Alessandro Seppilli ricorda del periodo brasiliano l'intervento educativo di Alessandro volto a farlo cimentare prevalentemente con Croce, anche se poi, come ricorda Franco, già in quegli anni lo studio del marxismo, di quella fase della storia del marxismo, lo impegna negli anni giovanili, negli anni del Brasile, quando segue una doppia pista formativa, quella del paese che aveva ospitato la sua famiglia e poi quella italiana che papà e mamma gli facevano il pomeriggio a casa per fare in modo di non farlo trovare spostato quando la famiglia fosse riuscita a tornare in Italia. E io mi sono sempre detto che in questa formazione il ruolo, la figura di Alessandro e anche la figura della mamma hanno svolto un ruolo molto importante nella formazione di Tullio, nel suo carattere, nel suo stile, anche in quella dimensione dialogica che era molto forte, che non era soltanto mancanza di arroganza, era proprio scambio, parlare e al tempo stesso ascoltare, cercare di capire man mano che svolgeva la chiacchierata, qualche volta era proprio una chiacchierata a due, le impressioni che faceva su di te e le riflessioni che lui veniva proponendo. Ecco, il mio ricordo più antico, e lo cito non solo perché per me è un punto molto importante della mia formazione, ma perché segna un pezzo di questa storia di cui stiamo ricomponendo i tasselli. Il mio primo incontro fu con lui in una piccola riunione a Foligno presieduta da Raffaele Rossi nel 1963. Facemmo una riunione, io ero segretario regionale della Gioventù Comunista, facemmo una riunione per fare una riflessione sul piano regionale di sviluppo che stava per essere varato. E io voglio portare prima di tutto un contributo alla lettura del rapporto tra politica, ricerca, cultura e scienza in Tullio proprio in questo passaggio che è stato fondamentale nella storia della comunità umbra. Perché l'Umbria non era la Toscana, non era l'Emilia-Romagna, una regione che aveva costruito le proprie identità in altre fasi della storia nazionale. L'Umbria è una regione che costruisce la propria identità proprio negli anni a cavallo tra il 50
e il 60. È la prima regione in Italia che si dota di un piano regionale di sviluppo al quale presiede un gruppo di scienziati guidati da Siro Lombardini e quindi dalla componente del cattolicesimo avanzato torinese, e Torino era stata la prima città e il Piemonte la prima regione che si era dotato di uno strumento di ricerca pubblico per cercare di analizzare le tendenze che a cavallo tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 si andavano manifestando nel triangolo industriale. E l'Umbria scelse di misurarsi con questa esperienza e fu la prima e l'unica regione italiana che si dotò di un piano regionale di sviluppo, il quale piano regionale tuttavia era frutto di una grandissima mole di ricerche, da quelle demografiche a quelle sociali, a quella molto complessa di Tullio sulla deruralizzazione, che assieme agli studi che ci saranno, i famosi convegni di Gubbio tra il 75 e il 76, scavano sulla identità regionale e fanno da sponda alla costruzione stessa della identità umbra. Ecco quel tema che ho ascoltato affiorare in diversi interventi, la ricerca per il cambiamento e questo rapporto tra pensiero e prassi, ricerca e cambiamento come cuore etico dell'essere stesso dello studioso. Io penso che dopo la fase degli studi marxisti fatti nella sua gioventù rappresentino, e questo per me è stata la grande, grande, enorme lezione a diverse fasi dell'attività culturale, scientifica, relazionale, politica di Tullio, rappresenta il deposito del sedimento che la stampa dei quaderni del carcere di Gramsci e prima delle lettere dal carcere introducono nella cultura italiana. Ecco, è vero, Tullio è un marxista, certamente, ma l'impronta gramsciana, la capacità di leggere il rapporto economia-politica-Stato, la necessità di sfuggire all'economicismo, al meccanicismo, ad introdurre nella interpretazione della realtà tutte le dimensioni territoriali, soggettive, storicamente determinate, che fa anche dello storicismo italiano e della stessa lezione crociana, che comunque c'era in chi aveva partecipato a quelle discussioni, fa di Tullio uno studioso di grandissimo significato e di grandissima portata. Ecco, l'Umbria diventa tale nella sua identità proprio per questo processo. L'Umbria terra di città, perché l'Umbria rinveniva non solo dalla storia del dominio pontificio, ma anche dall'attività risorgimentale non straordinaria, rinveniva ancora come terra di città, molto condizionata dal rapporto città-campagna, con borghesie di piccolo respiro, con una questione agraria gigantesca. E l'Umbria diventa un organismo unitario, una identità riconoscibile nella storia nazionale proprio per questa attività di ricerca che si svolge a cavallo del primo boom economico tra il 58 e il 63, e non a caso
Nel 58 c'è la seconda edizione di Cronache Umbre, la rivista comunista che nasce nel 1954, ma c'è anche una straordinaria esperienza di una rivista cattolica, Presenza, che rappresenta tra il 58 e il 60 una stagione di straordinaria importanza nell'ambito delle culture politiche che si muovono in questa nostra regione. Ecco, Tullio, che aveva già, come a dire, fatto il suo primo percorso accademico, dà uno straordinario impegno, non ho tempo qui per leggere i sette, diciamo, studiosi che costituiscono questo comitato scientifico, ma il lavoro, sono ben 19 pubblicazioni che vengono fatte e che costituiscono il primo scavo di lettura della società regionale, nella quale, oltre a quello che Tullio aveva diretto sulla deruralizzazione, sugli spostamenti direttamente, si sente anche l'impianto di culture che si incontrano e fanno nascere la nuova regione. Ecco, c'è un secondo momento, non voglio essere lungo, c'è un secondo momento nel quale l'impegno di Tullio è molto forte nel gruppo dirigente del PCI, lo ricordava anche questo Franco Giustinelli, quando nel 1976 viene fondata la terza edizione di Cronache Umbre, un'altra rivista, e viene formata quella rivista che dura diversi anni perché nelle elezioni del 1976 il PCI rischia di prendere in questa nostra regione la maggioranza assoluta. E nasce una grande questione che tormenta. Ecco, io ero vice segretario regionale, poi da allora in avanti farò il segretario regionale del Partito Comunista, e ci tormenta molto perché la crescita elettorale del PCI ci costringeva a dare risposte molto avanzate e di garanzia, mentre per la Toscana e l'Emilia era più scontata la tradizione rossa, tra virgolette. Togliatti scrive Ceti medi ed Emilia Rossa nel 1953. Per l'Umbria non era così scontata, bisognava dare delle risposte molto articolate, e anzi c'è una chiave di lettura di questi processi che voglio sottoporre alla vostra attenzione: la genealogia di Tullio, che da un padre socialista si impegna dentro la tradizione gramsciana comunista dell'Umbria, ci dice quando avesse ragione Raffaele Rossi, quando ci ha sottolineato a noi che eravamo una generazione, la generazione successiva, quanto il PCI anche in Umbria fosse debitore alla tradizione socialista, della propria configurazione, della propria relazione con la comunità regionale, e anzi quanto per il gruppo dirigente del PCI fosse stato un impegno particolarmente perseguito nel ricollocare se stessi e le identità del PCI dentro le tradizioni democratiche e socialiste dell'Umbria che si erano espresse nei primi 20 anni della storia regionale. Ricordo sempre quando nel 1920 i socialisti umbri presero alle elezioni il 46,9%, per poi andare rapidamente alle scadenze verso il 21-1922. Quindi posso dar testimonianza a tante altre, sono, come a dire, le piste, la sua
la personalità così poliedrica, così intrecciata, che ti affascinava sempre e ti prendeva ogni volta che ci chiacchieravi. E una terza fase, ho finito in questo mio intervento, è la fase nella quale, dirigendo l'istituto di ricerca della regione, ci incontravamo presso la Fondazione Celli per qualche chiacchierata. E ecco, mi è capitato, ma ci scambiavamo assieme note di amarezza, perché facevamo un ragionamento su quanto fosse difficile oggi, nella contemporaneità della vicenda politica istituzionale di questa nostra regione, lavorare con l'ambizione di tenere quel livello del rapporto tra politica e cultura, tra politica, cultura e ricerca. E in qualche occasione lo incuriosivo, perché cercavo, non per drammatizzare, ma insomma cercavo di portare i dati materiali di come la crisi attraversasse profondamente la nostra regione, in qualche caso, come si dice, anche scuotendolo, perché il ragionamento che cercavo di fare con lui era quello di dire: attenzione, l'Umbria sta dentro un drammatico processo di trasformazione che non viene vissuto dalle classi dirigenti per la profondità dei processi che sono in corso. Qualche giorno fa l'Ufficio Studi della Banca d'Italia ha fatto un'analisi che non aveva mai fatto su due cicli economici nazionali, 2000-2007, poi 2007-2016, la performance dell'Umbria è nella perdita del 15,7% di PIL, qui quasi 16 punti di ricchezza. Non era mai accaduto nella storia del Novecento. E certamente considerate che è stata la performance peggiore dell'Italia, perché il Sud ha perso 11 punti di PIL. L'Umbria ha perso 15,7%. E anche andando avanti con un aumento dell'1,2% l'anno, ci vogliono 10 anni, 12 anni per riprendere gli equilibri che c'erano nel 2007. E il terreno, e lui si incuriosiva perché qualche volta lo inondavo di dati, quasi a forzare questo bisogno della necessità di aprire un nuovo ciclo, non politico, un nuovo ciclo di cultura politica, di capacità di leggere quello che succede nella nostra regione. La sua scomparsa naturalmente ci ha turbato tutti nella testa e nel cuore, ma penso che il suo lascito è molto forte, perché anche l'attenzione, l'ostinazione che lui ci ha avuto in altri momenti di storia umbra a portare avanti certi percorsi, dobbiamo saperla tenere come il lascito più grande per anche il nostro lavoro. Grazie. Grazie Claudio per questa analisi così puntuale di contesto dagli anni 60 ad oggi, in cui il lavoro di Tullio si è svolto. E da una focalizzazione sulla regione darei adesso la parola a Romolo Santoni, che ci porta invece di nuovo nel continente sudamericano, perché Romolo Santoni è il presidente del Circolo Amerindiano,
del Centro Studi Americanistici, a cui Tullio è stato sempre molto legato e molto vicino. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio l'assessore Guaghe, il Comune, per averci dato questa possibilità, che effettivamente era doverosa e deve essere ripetuta, perché appunto io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto. Devo dire che alcune cose non le conoscevo, benché ho avuto questa collaborazione, questa amicizia che è durata quasi 30 anni. Però molte cose non le conoscevo e devo dire che era una persona, io sapevo che era una persona di una grande ricchezza. Quindi grazie per questa opportunità, grazie a Cristina Papa che ha voluto invitare anche me a questa età. Spero di non commuovermi. Abbiamo sentito un personaggio che si muoveva a tutto campo, dall'etnomusica all'antropologia medica, forse era l'interesse prevalente indubbiamente, l'antropologia culturale, il lavoro politico delle istituzioni. E poi l'appoggio a tante riviste, io ne ricordo anche un'altra che è durata qualche anno, però purtroppo poi è stata soppressa, non è ben chiaro il perché, cioè io, per me è chiaro, che era Percorsi Umbri, l'unica rivista di antropologia che ha emesso la provincia di Perugia, che fu frutto di una idea di Cristina Papa e di Maurizio Terzetti, di cui Tullio fu il promotore, fu il direttore. Quindi c'è anche quest'altra rivista che mi piace e credo sia giusto ricordare. Tullio Seppilli parte da un'esperienza drammatica, che è quella della sua emigrazione forzata in America, in Brasile, dove aveva dei parenti, e sicuramente questo è stato un elemento fondante della sua personalità, del suo lavoro, dei suoi interessi. Devo dire, qui è stato solo accennato, ma io vorrei invece sottolinearlo con forza, la presenza di Anita Schwarzkopf, che era la moglie di Alessandro Seppilli ed era la madre di Tullio Seppilli. Io ho conosciuto Anita nel 1978, in maniera che racconto solo in momenti privati, perché feci una brutta figura, come Cristina sa. E nel 1978 la incontrai proprio per gli interessi che avevamo insieme di carattere americanistico. In particolare a lei, come a me, interessava il periodo precolombiano. E rimanevamo amici purtroppo alla sua scomparsa. Lei fece da ponte, abbiamo parlato di ponti, no? del Seppilli che costruisce ponti. Però sì, hanno scritto un libro sull'Amazzonia insieme e la scoperta dell'Amazzonia, che io ho in casa, fra l'altro. Sì, a parte no, io stavo parlando del testo sull'Amazzonia che scrissero insieme sia Tullio che Anita. E a proposito di ponti, fu Anita che mi mise in contatto con suo figlio, che già conoscevo ovviamente, fui suo studente, e poi dal 1991 il Circolo Amerindiano poté avvalersi di questa collaborazione preziosissima, che non si trasformò mai in carichi di potere istituzionale all'interno del Circolo Amerindiano, perché lui non volle mai, però fu per noi
una garanzia di serietà, una garanzia di scientificità, che lui fu fra i primi a darci. Noi potemmo avere da parte sua quello che è stata una cosa ricordata da tutti, cioè la sua grande disponibilità, il suo essere ricercatore a tutto campo, intellettuale a tutto campo. Giustamente Cristina diceva oggi, lui credeva molto nel ruolo dell'intellettuale, però oggi, di gramsciana tradizione, questa convinzione è molto in crisi, molto criticata. Io credo che, sono perfettamente d'accordo, però credo che forse il problema non è il ruolo, ma è l'intellettuale. Dicevo, il Circo Avignone ha potuto approfittare, avvalersi di questa sua grande disponibilità. Tullio non si rifiutava mai, e so che non si rifiutava mai. Questa sera molte persone che mi hanno preceduto, fra l'altro io ho dovuto riscrivere tutto il mio intervento perché giustamente sono state dette cose in maniera più sensata di quello che avrei potuto dire io. Dicevo, è stato molto spesso citato il fatto di Tullio che non si rifiutava mai, no? che non diceva mai no. Qualsiasi persona si rivolgeva a lui. Io devo dire che io stesso spesso, ad esempio, gli ho passato degli articoli miei per darmi una valutazione, e lui in genere iniziava così, cioè sì, molto interessante, sì, ben fatto, però, e a quel punto te lo smontava tutto, no? Bene, qualsiasi cosa tu gli chiedevi, lui era disponibile, perché era convinto che la conoscenza non fosse un modo per imporre la propria autorità, il proprio prestigio, per guadagnare punti dal punto di vista sociale, ma era un qualcosa che doveva essere condiviso. E in questo senso era, non ho altre parole, era veramente comunista. Tullio sia chiaro, non era un essere comunista di tipo quello che oggi definiremmo ideologico, no? Era estremamente critico, e sapeva sciogliere i nodi di un pensiero che ormai aveva molti decenni di vita, scioglierli in analisi estremamente, estremamente puntuali, estremamente capaci di critica, di aggiornamento. Nel rapporto con noi, parlo di questo perché mi sembra fondamentale, Tullio era un insegnante a tutto campo, questa era un'altra caratteristica, era un antropologo, è stato detto, no? Però leggo così, faccio prima. C'era lui, un antropologo ufficiale, pubblico, che però non era un essere antropologo di mestiere, di professione, ma che usciva invece come proiezione di un antropologo privato, coerente, espressione del suo essere interiore. La disciplina allora era solo la logica conclusione del suo atteggiamento verso l'altro e verso il suo essere. Un'altra lezione disse: nessuno è antropologo a casa sua. Vero. Penso per molte persone. Però per lui forse non era esattamente così. Potevi facilmente notare che l'antropologia in lui sgorgava da dentro e legava in tutto il suo vissuto personale e sociale, mescolandosi con coerenza a tutti gli altri caratteri. Antropologia come base di un conoscere a tutto campo, interesse per l'antropologia medica, echi di esperienze di studio vissute con la madre Anita, il testo a cui facevo riferimento prima, ad esempio, più un'infanzia di una prima gioventù passata in Brasile
aprirono la sua mente ad un certo punto della sua storia nuovamente la via verso il nuovo mondo. Tullio Sepilli partecipò a diversi convegni internazionali. Per quanto mi ricordo, dal 1991 lui ha partecipato a tutti i nostri convegni internazionali di americanistica, quelli che si tengono qui a Perugia annualmente, non soltanto a Perugia. Ad un certo punto io, parlando così con lui, gli citai l'intenzione di aprire una rivista di americanistica. Non c'erano vere e proprie riviste di americanistica qui in Italia. Quello che avevo in testa io non lo posso riferire, quello che ne è venuto fuori è quello che vedete oggi. Perché Tullio che cosa fece? Prese una persona che lavorava con noi, Rosario Proietti Pizzi, anche con Laura Lepore, si misero per mesi a lavorare, a creare le norme, a creare perfino il tipo di carta che andava usata per la copertina, credo che i suoi collaboratori, i suoi studenti sanno di cosa sto parlando, contattò, fra l'altro in quel momento stava nascendo anche Antropologia America, quindi le due riviste andarono insieme in una forma di gemellaggio. E lui si mise dietro a questioni sia di carattere tipografico sia di carattere amministrativo e alla fine ne venne fuori la rivista che conosciamo. Poi con noi è stato in varie parti del mondo, in Brasile, in Messico, dove ha ricevuto durante il 25° convegno internazionale americanistica dottorato honoris causa, e a lui abbiamo dedicato il 40° convegno internazionale americanistica, quello che si terrà a maggio. Voglio anche come ultima cosa ricordare che lui è stato insieme con Claudia Vittavile e con Carlotta Bagaia, ha creato una sessione di antropologia medica, e questa sessione all'interno del convegno, questa sessione è durata e adesso sta proseguendo dopo di lui, e ad ogni apertura della sessione lui non ha mai fatto un intervento specifico, però faceva un'introduzione. Noi stiamo raccogliendo tutte queste introduzioni perché pensiamo di farne una proiezione pubblica. Questo sarà fra qualche tempo. Ecco, era un uomo estremamente intelligente, più di ogni altra cosa, e poi dall'intelligenza sono venute tutti i suoi caratteri. Grazie. Grazie Romolo per questo ricordo su quest'altro aspetto del lavoro di Tullio. Darei la parola adesso a Lamberto Briziarelli, che è un igienista, collega di Tullio all'Università di Perugia e che è stato da sempre nel direttivo della Fondazione Angelo Celli. Prego. Grazie. Tutti diranno che c'entra un igienista qui, e quindi immagino che questo attrarrà la vostra attenzione, visto che l'ora è tarda e sarete tutti un po' stanchi. Io devo dire che mi sono ritagliato una parte del discorso che evidenzia una parte, solo un aspetto della molteplicità di quest'uomo dal multiforme ingegno, si potrebbe dire, citando qualcuno, che interessa soprattutto il campo di cui io mi sono occupato da sempre, che è quello della tutela della salute della popolazione, la promozione della salute e l'educazione sanitaria. E io voglio solo aggiungere una sola notazione a tutte le descrizioni del carattere e delle capacità di Tullio. Lui era molto gentile, appariva anche remissivo a volte, in realtà no, era forte nella polemica, era severo nella critica, però lo faceva con garbo, gentilezza, e molte volte la gente non avvertiva che Tullio invece aveva espresso una forte critica. Questo era forse anche uno degli aspetti per cui piaceva molto Tullio, era
un grande affabulatore, secondo me. E, vabbè, una storia complessa è la sua in realtà, un uomo difficilissimo da descrivere, ma soprattutto di grande coerenza, fino in fondo. Io l'ho conosciuto per infiniti anni e devo dire che la caratteristica più importante che ho visto in quest'uomo, una coerenza che a volte sfociava anche nella caparbietà, e nei nostri rapporti ho potuto anche discutere con lui di questa stessa cosa, non dicendogli che sei caparbio, ma cercando di fargli capire con eguale garbo che alcune decisioni erano rigide e forse si potevano anche cambiare. Un'altra notazione che sottolineo con grande importanza, effettivamente era così. Tullio era un comunista, si è definito comunista fino alla fine, ma era un comunista assai poco convenzionale. L'umanesimo di Tullio, gli aspetti sociologici che prevalevano, ne faceva un comunista, secondo me, del futuro, che avrebbe potuto traghettare i valori del socialismo. Non userei volentieri il termine comunismo perché non mi piace per la storia che ha avuto, traghettare effettivamente quei valori per le future generazioni. E lui, tutto si crea, secondo me, come nel Big Bang, nella sua vivere esule in Brasile, contemporaneamente sempre con due posizioni, da ebreo e da italiano. Tornato in Italia era la stessa cosa, quindi lui ha vissuto sempre una doppiezza che ha temprato, secondo me, il suo carattere fra contrasti e incertezze, ma dove egli scopre l'antropologia. Io credo che sia questo che gli fa scoprire l'antropologia, il senso della comprensione dell'uomo, della comprensione del contesto in cui l'uomo si trova. E così emerge. In Italia si avvia ad una carriera diversa da quella che desiderava il padre. Il padre ne voleva fare un medico. In realtà Tullio, per seguire l'imprinting brasiliano che prende dalla madre soprattutto, ma anche dallo studio delle condizioni della popolazione brasiliana, per cui sente che il suo compito, diciamo, lo assume un po' come un compito. Io ho vissuto in Tullio questo essere portatore di un compito, che era un po' anche la radice che gli veniva dal padre stesso, ed è quello di studiare, di fare l'antropologo. Anita Seppilli Schwarzkopf in Brasile aveva fatto degli importanti studi ed importanti lavori di pubblicazione, quindi Tullio nasce con questa cosa. Però tornato in Italia non vi si allontana, perché laureatosi in scienze naturali, badate bene, una scelta curiosa, perché immediatamente lui, giovane allievo di De Martino, sviluppa una svolta radicale negli indirizzi biologici e quindi devia dall'etnografia. Lui nasce come etnologo e in realtà si sposta subito verso gli aspetti culturali. Quindi diciamo che insensibilmente si avvicina a quella che fu poi, che era anche la posizione di Seppilli, che però ancora non era maturata, che lui non aveva certo percepito. A Perugia, giovanissimo, fonda infatti l'Istituto di Antropologia Culturale, subito. Lui fece l'istituto prima ancora che fosse incardinato come professore, era solo incaricato all'epoca, e che diventerà effettivamente un luogo importante di una nuova cultura umanistica. Possiamo dirlo, secondo me, in quella giovanissima facoltà di lettere che era nata nel 1957, lui porta una ventata del tutto nuova, una facoltà che aveva un'impronta cattolica, cattolica conservatrice. Tullio apre una finestra incredibile, che è seguita da masse di studenti. Io ricordo che a volte partecipavamo nel corso degli anni 70 a questa cosa, e le lezioni di Tullio erano una sorta di predicazione di Savonarola, era qualcosa di questo genere. Effettivamente, sì, sicuramente, e subito però sviluppa un impegno nel sociale, e qui
si lega fortemente all'impronta del padre, legando l'impegno scientifico del professore alla realtà del territorio. E io lo conobbi nel 61, pensate, tutti voi avete cominciato a praticarlo dal 60, dal 70, e io l'ho incontrato nel 61, studente di laureando in medicina nell'IRRES, questo istituto. Claudio ha richiamato alla mente il piano di sviluppo industriale negli anni 73. Nel 61 l'IRRES comincia a studiare, a fare gli studi preparatori di che cosa? Di quello che sarebbe dovuto diventare la programmazione regionale. Non si parlava di regioni, si lottava per le regioni, ma arriveranno solo nel 72. E dunque lì con Misiti, Bertuglia, Santi, io fui arruolato come intervistatore, con una grande messe di giovani entusiasti, ricordo benissimo Vittorio Menesini, Elena Boriosi, poi chi c'era ancora, la Grazietta Guatini, c'era la Gloria Grecchi, che aveva un suo, per essere la sorella di Grecchi, il partigiano fucilato, e quindi la Gabriella Modolo, c'erano moltissimi di questi giovani che erano veramente, sembravano come seguaci di un guru, qualcosa del genere, entusiasti, vivacissimi, tutti pronti a lavorare, ad impegnarsi, a portare avanti quello che veniva, che emergeva in questo studiare l'antropologia. E qui il rapporto col padre aggiungiamo, erano anche allora i tempi dei rapporti con ECO, con studi in semiologia, che non sono stati qui ricordati, che vale la pena di ricordare, in cui tutti questi giovani erano veramente affascinati da questo nuovo linguaggio che sorgeva attorno all'antropologia e ad altri aspetti della cultura umanistica. Vabbè, qui si avvicina di più al padre ancora perché inizia una comune ricerca su modelli culturali innovativi in un terreno che lo porterà poi all'antropologia medica, quello della educazione sanitaria, della cultura per la salute. Comincia in questo modo, leggermente diciamo, perché l'empito di Tullio per promuovere la partecipazione della gente, ma l'acculturazione della gente, la formazione della coscienza civile, si realizza anche in questo nuovo concetto che Seppilli padre portava, di far crescere la cultura dei cittadini come strumento per conoscere se stessi, per imparare a governare anche tutto ciò che è correlato con la salute. Oggi la chiamano health literacy, adesso c'è questa anglofonia continua, però era tutta una cosa interna molto precoce rispetto a questi aspetti futuri. E qui si lega la grande volontà di Tullio, del padre, di inserire nella medicina aspetti nuovi provenienti dalle altre discipline, in particolare quelle umanistiche, e la interdisciplinarietà innata in Tullio. E quindi si fonda, tutte e due erano portatori del motto che Seppilli fece stampare su una mattonella: Nemo solus satis sapit. E quindi tutti e due si ritrovarono in questo modo. E entrambi avevano questo convincimento che la cultura fosse una parte indispensabile per la salute, che la promozione della salute è frutto della cultura, e quindi si tornò fuori questo aspetto di formazione del cittadino a tutto tondo come ruolo proprio del cittadino nella polis, con un continuo impegno sociale. E non è un caso che Tullio pubblica nel 1956 un saggio memorabile che io
vi raccomando se lo trovate di leggere, fortemente critico dei perduranti limiti ideologici ed operativi segnatamente concentrici di certi scritti, come dice egli stesso, dell'OMS sulle strategie di lavoro per i paesi coloniali, pubblica un saggio, contributo alla formulazione del rapporto tra prassi igienico-sanitaria ed etnologia. Era ancora etnologo, si sentiva, però introduce già l'elemento di passaggio. E infatti comincia una bella collaborazione tra padre e figlio. Io qui confesserò un aspetto particolare. Io ho vissuto Tullio dall'esterno e dall'interno. E dall'esterno, nei miei rapporti con lui, continui da allora, iniziarono e sono proseguiti per sempre, fino a che è morto, non senza contrasti, badate bene, non c'è dubbio, nelle grandi amicizie ci sono anche contrasti, e dall'interno, perché essendo l'ultimo allievo in termini di cronologici di Seppilli, vivevo anche le faccende familiari, c'era una sorta di debolezza forse in Seppilli, che era un uomo riservato, nel trattare con me, che ero molto giovane, aspetti inerenti alla sua vita, famiglia. La mia consorte del resto era vicinissima alla signora Anita. E quindi in questo senso ho potuto vedere bene questo processo di avvicinamento. E Tullio nel 58 fa una lezione memorabile al primo corso estivo di educazione sanitaria del centro sperimentale appena creato a Perugia, fatto dal medico provinciale di Perugia e da Seppilli, una lezione che dice appunto il contributo dell'antropologia culturale all'educazione sanitaria. L'etnologo è scomparso. E da allora tutti i corsi che noi abbiamo fatto hanno sempre visto Tullio a fare questa lezione, ma non solo nei corsi a Perugia, ma in corsi in tutta Italia. E devo dire che questa era la bellezza, secondo me, di Tullio. Nessuna lezione era mai uguale alla stessa. Non solo perché non la scriveva. Tullio scriveva il menabò, la traccia, la scaletta della sua lezione la sera prima. Andavamo ai convegni insieme e lui, una giornata prima del convegno, si metteva a preparare la scaletta, non c'era verso. E quindi ogni lezione era sempre nuova, era frutto delle sue nuove elaborazioni, frutto delle ricerche che intanto veniva facendo. Questo è una cosa grande. Così il passaggio poi alla guida della Fondazione Celli non avveniva solo perché nello statuto c'è scritto che il presidente è ereditario, ma perché evidentemente si trasferiva questo elemento di tipo genetico improprio, cioè di genetica culturale, che era presente. Io voglio citarvi solo un pezzetto del ricordo di Tullio che abbiamo fatto sulla nostra rivista, In Memoriam, in cui analizzo esattamente questi aspetti qui che appunto ho pensato di farvi partecipi, perché tanto tutto il resto ero sicuro che l'avreste detto voi, non c'era bisogno che lo dicessi io, ne sapete più di me. Le sue lezioni brillanti entusiasmavano i frequentatori dei tanti corsi arrivati a Perugia da tutta Italia e da molti paesi esteri ed erano molto apprezzate. I suoi allievi collaborarono con noi, uno è proprio qui accanto, un altro è laggiù, ai tutti i nostri corsi, portando anche loro un contributo notevolissimo. Però voglio ricordare una cosa particolare su cui terminare. Fummo invitati insieme, chissà perché, ad una comune collaborazione in numerose città dell'Emilia. Ci fu affidato dalla regione il compito di discutere con gli operatori delle aziende, delle unità sanitarie locali, così si chiamavano allora, degli aspetti della promozione della salute e dell'educazione sanitaria. Io dal punto di vista medico, organizzativo e programmatorio, e Tullio dal punto di vista antropologico. Devo dire che fu un periodo felicissimo, perché viaggiavamo insieme e lo stare con Tullio, l'ha ricordato qualcuno un momento fa, era piacevole, era curioso,
sufficientemente ironico, umoristico, diciamo, ironico, sempre alla ricerca di qualcosa. E avevamo un comune interesse nelle letture antiche, nella lettura del latino, queste cose. Era veramente un piacere. E in queste lezioni, che erano sempre le stesse, c'era una sorta di, come dire, di sfida, non so, non era una sfida, ma ognuno di noi doveva dire qualcosa che la volta prima non era stata detta. Quindi fu un percorso veramente di piacere intellettuale incredibile, in cui ebbi la possibilità di conoscere Tullio fino in fondo. Questo era. E io voglio concludere riprendendo due cose che ha detto Franco Giustinelli e che poi anche ha lumeggiato Claudio Carnieri e forse anche Rasimelli ha detto qualcosa in questo, che tutti questi eventi che qui avete descritto, questa giornata di oggi, che, di cui devo anch'io ringraziare vivacissimamente l'amministrazione comunale, potrebbe servire a riprendere gli elementi del pensiero così costruito, diciamo, attorno ai Seppilli, dai suoi allievi, da quello che ci hanno lavorato attorno, e le proposizioni che sono emerse nel governo della società, nella difesa di valori e principi che si stanno perdendo. Si stanno perdendo. Io credo che potremmo riprendere questi discorsi e rilanciarli. Io credo che noi dovremmo dar luogo ad un nuovo processo culturale come vivemmo a cavallo tra gli anni 60 e 70, perché questo io credo serve in questo momento al Paese. C'è una stasi nelle istituzioni, c'è una sempre maggiore allontananza dei cittadini dalle stesse, che non si rinsalda se noi non innoviamo un nuovo motore culturale. Non può essere altro che un motore culturale, culturale di politica. Io finisco ricordando due cose fondamentali di Tullio, una che non è comparsa. Lui era una parte importante della Associazione Internazionale di Politica Sanitaria, che era fatta da grandi, in Italia c'era Giovanni Berlinguer, c'erano altri, c'era anch'io, ma insomma, non ero di questi livelli così su alti, e del mondo anglosassone, del mondo latinoamericano, dell'Europa del Sud, che ha elaborato una serie di contributi molto interessanti, che sono morti essi stessi. E sono morti per una causa brutta, secondo me, per l'integralismo di molti dei dirigenti, che invece di essere, come Tullio, comunisti umanisti, diciamo così, non umanitari ovviamente, umanisti, erano comunisti rigidi. E quindi questa società importantissima che ha elaborato un sacco di roba, anche a Perugia fu fatto un convegno, qualcuno di voi forse se lo ricorderà, nella facoltà di lettere, e non ebbe l'occasione di riprendere questi discorsi. Secondo me ci può venire anche, ho finito, dalla stampa di due volumi che si stanno preparando e che il primo dei quali è stato pubblicato dalla Fondazione Celli ed è quello la riforma psichiatrica in Umbria, in Umbria, dagli scritti di Giacanelli Ferruccio. Ce n'è un secondo in preparazione, la riforma psichiatrica a Perugia, e un terzo a Terni, la riforma psichiatrica nel Ternano. Quindi credo che questi, abbiamo contattato un editore che qui è presente, ma non vi faccio il nome, che è disposto a stamparli, perché non so se la Fondazione avrà la forza, speriamo che possa fare la Fondazione, di stamparli. Credo che questo potrebbe essere un momento per rilanciare attorno a questo anche un discorso più concreto sulla stessa materia su cui Tullio si è tantissimo impegnato, come è stata quella della psichiatria, da studioso ma anche da politico, da amministratore regionale quale è stato. Grazie dunque all'amministrazione e a voi tutti che avete portato questi importantissimi contributi. Grazie. Grazie Lamberto per questo ricordo di Tullio. Darei la parola ora a Paola Falteri, che è stata come me un'allieva e poi collega di Tullio all'Università di Perugia, che interverrà. Grazie.
In realtà non ho molto da dire, perché quello che la scaletta che mi ero preparata corrisponde esattamente a quella di Cristina Papa, che non intenzionalmente, ma non casualmente, perché evidentemente abbiamo fissato le questioni che ritenevamo fondamentali. E, per esempio, la questione che Tullio è stato tra coloro che hanno rifondato l'antropologia culturale nel dopoguerra con una opzione allora del tutto originale, strettamente e prioritariamente legata alla nostra realtà di appartenenza, pur senza perdere di vista la migliore tradizione comparativa o etnologica. Ed è stata chiamata l'antropologia del noi, questo così io l'ho conosciuta, e che Bartoli ha ribattezzato con orgogliosa ironia l'antropologia del sottocasa. Solo più tardi conquistò questo tipo di antropologia, conquistò il suo posto anche fuori d'Italia con l'antropologia at home o l'antropologia chez soi. È inutile che anche qui, come ha detto Cristina, tenti di elencare tutti i territori di indagine che Tullio ha rifondato, sia come teorico che come ricercatore. Ha lavorato fino all'ultimo moltissimo, fino a che ha potuto, tutti i giorni e tutto il giorno. Un tempo, usavo dire, compreso la domenica, infatti, usavo dire per scherzo, ma neanche tanto, che le riunioni che Tullio convocava cadevano sempre alla vigilia di Natale e di Pasqua. E già andava bene, insomma. Ma visto che le testimonianze sono state così numerose e così articolate, dicevo, non aggiungo molto. Lo voglio ricordare soprattutto come docente, come formatore, come maestro, anche per il mio privilegiare l'antropologia dell'educazione, che è uno dei pochi settori di cui Tullio non si è occupato. Io gli ho chiesto tante volte all'inizio: ma perché? Perché il termine educazione, escludendo quella sanitaria ovviamente per le ragioni che hai detto tu, il termine educazione mi ricorda mio nonno quando mi faceva così col dito indice, cioè era solo l'aspetto di tipo asseverativo. Comunque non ho mai richiesto una maggior sostegno, lui me l'ha dato astrattamente, però non ci ha messo mai mano. Ma non sono solo io, ovviamente, che lo rammento come nostro maestro, intendendo per noi ovviamente il gruppo di antropologi che si è trovato a lavorare con lui all'università. Ma sono molti tra quelli che hanno affidato il loro ricordo, la loro manifestazione di lutto su Facebook o su vari siti,
anche dopo molti anni che sono stati suoi allievi e che ora sono impegnati nelle attività più disparate, l'hanno indicato come un maestro, alla sua morte l'hanno indicato come un maestro che ha inciso profondamente nella loro formazione, oppure come un compagno a cui rivolgersi per il confronto di idee. Faccio una breve, se non mi smentisco, appendice autobiografica. Come alcuni sanno, io vengo da Firenze, dove Seppilli insegnò dal 66 al 75, senza mai ovviamente lasciare Perugia, perché chiamato dalla facoltà di lettere e filosofia di quella città, in particolare da Garenne e Luporini, ma anche qualcun altro come Contini, filologo, eccetera, che lo individuarono come un interlocutore adeguato al movimento nascente degli studenti. Ebbero la vista acuta, effettivamente, perché anche a Firenze, e in misura maggiore, visto che la facoltà fiorentina era numericamente più ampia di quella di Perugia, anche là i corsi di Tullio furono affollatissimi. E fu effettivamente un interlocutore importante. Mi mancavano personalmente pochi esami alla fine dell'università e scelsi antropologia culturale come materia complementare, allora la si definiva così, senza sapere neanche che cosa fosse questa disciplina. Tanto erano gli ultimi esami. E nelle prime lezioni di Tullio mi riconobbi pienamente, tant'è che cambiai la scelta della tesi. Il 66 fu l'anno dell'alluvione dell'Arno. L'anno successivo i corsi furono molto brevi. Mi ripresentai alle lezioni di Seppilli l'anno successivo. E subito, come è costume di Tullio, lui costituì intorno a sé un collettivo di antropologia culturale a cui io presi parte per molti anni per colmare le lacune di questo tardivo accesso all'antropologia. Poi cominciai a seguire Tullio nel suo pendolarismo con Perugia. Incontrai l'istituto, incontrai il gruppo che vi lavorava e feci una seconda scelta, quella di fermarmi. Quindi sono 51 anni che lo conosco e ho la tendenza a continuare a parlarne al presente. Quanto al proseguo, a cui poi tante altre suggestioni, flash, anche lontane. La psichiatria, una delle prime cose, la prima direzione in cui ci spinse Tullio fu la nostra, un progetto di ricerca, la nostra presenza
all'ospedale psichiatrico di San Salvi, che ancora era chiuso. Non mi piacque molto quella esperienza e io mi ritrassi. Ho fatto parte del pubblico locale del Festival dei Popoli, fra i tanti studenti che vi parteciparono. Arrivata a Perugia, di lì a poco sono stata portata al Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria, una collaborazione durata tanti anni, con molta, molta soddisfazione. Peraltro, non tanto tempo fa ci hanno richiesto i colleghi di un'università catalana, loro vogliono che si dica così, colleghi di Tarragona sono venuti a visitarci a Perugia, colleghi di antropologia medica, proprio perché volevano ricostruire materiali con cui noi abbiamo cominciato questa storia. Quindi suggestioni tante oggi pomeriggio. Sicuramente ci rivedremo, volevo assicurare non solo te, ma anche delle persone che a metà pomeriggio ho visto fuori, che hanno detto ce ne sono tanti sparsi per l'Italia che si riconoscono come allievi di Tullio e dobbiamo far qualcosa per raccoglierci in maniera più sistematica, eccetera. Ci rivedremo, è un impegno che mi sembra preso anche l'assessore, ma solo da queste poche ore di oggi pomeriggio, che sono state densissime, potete prefigurare la complessità di render conto della figura di Tullio, perché non è che è venuto meno un caposcuola accademico per cui uno in una giornata invita i colleghi che più gli sono stati accanto, colleghi universitari, e con questo la scatola è chiusa. Le direzioni sono molte e già oggi mi sembra che ne si siano stati dati molti importanti esempi. Grazie Paola, ti ringrazio molto per queste ultime notazioni da Firenze, la prospettiva fiorentina, come noi diciamo, della presenza e del lavoro accademico di Tullio. E per l'ultimo intervento programmato darei ora la parola a Gianfranco Mandoli, che è stato nostro collega all'Università di Perugia e è stato anche sindaco di questa città. Prego. Grazie, grazie anche a voi che mi avete chiesto di testimoniare per Tullio Seppilli. Vi deluderò perché il mio intervento sarà strettamente personale, non posso naturalmente per le mie competenze penetrare nel tessuto scientifico di Tullio, non sarei in grado di farlo. Però vorrei partire anch'io nel mio ricordo con Tullio Seppilli e con la sua famiglia da un ricordo personale. Io partirei proprio dal ricordo del padre Alessandro, perché ho ancora vivo i giorni in cui portavo mia figlia, la prima figlia, a fare le vaccinazioni, e le vaccinazioni si facevano all'Istituto di Igiene, dove il professor Seppilli appunto era il rappresentante, il punto di riferimento della... E allora l'avevo visto per la prima volta di persona, anche se per prima naturalmente avrei dovuto conoscerlo bene, ma quando si è giovani poi non ci si fa molto caso alla figura del sindaco, che lui era stato per ben 11 anni, ma eravamo alla fine degli anni 70, 60,
E Tullio aveva ricordato il padre perché certamente, come è stato ricordato questa sera più di un intervento, Tullio aveva respirato a fondo il clima familiare, quella sensibilità per i due versanti degli interessi dei suoi genitori, quello per la medicina e la medicina sociale del padre e quello per l'antropologia a cui era particolarmente dedita la madre, la signora Anita. Io quando ero piccolo, quando avevo i figli piccoli, andai a insegnare all'Università di Lecce, molto lontano, quindi non partecipavo se non marginalmente alla vita di questa città e di questa, della facoltà a cui poi sarei stato di lì a qualche anno chiamato. Ma Tullio era già professore di etnologia a Perugia fin dalla fondazione della facoltà di lettere, è stato già ricordato, e io lo conoscevo di nome, ebbi per lui la conoscenza personale nel 73 quando fu chiamato come professore associato o incaricato, allora si chiamavano, all'università, alla facoltà di lettere di Perugia. E ne apprezzai subito, devo dire, la personalità e le qualità scientifiche che emergevano naturalmente da questa figura di docente che era più autorevoli, tra i più autorevoli della facoltà, ma soprattutto per quello che mi era concesso, no? Ovviamente dai diversità dei campi di ricerca, lui proiettato sulla contemporaneità e io sull'antichità classica, quindi eravamo distanti da un punto di vista di interessi, ne apprezzavo soprattutto le qualità umane. Io avevo occasione di ascoltarlo frequentemente in qualche conferenza, naturalmente, che mi interessò particolarmente, ma lo ascoltavo spesso soprattutto nei suoi interventi ai consigli di facoltà e in alcune occasioni in cui facevamo parte della stessa commissione di esame di laurea. Bene, devo dire che era l'uomo della parola pacata e della parola competente. Ecco, a me è rimasto fin dal primo momento questo ricordo di Tullio Seppilli, una parola pacata. A lui tutti prestavano attenzione e era lui che nelle discussioni spesso accese fra i colleghi, lui era quello che riusciva a proporre mediazioni serie e avanzate. È stato ricordato che era l'uomo della bilancia. In effetti, con quel suo tono, diciamo così, pacato, ma anche molto chiaro e logico nei suoi interventi, riusciva a operare questi piccoli passi in avanti, anche quando c'era un dissidio fra i colleghi. Aveva, insomma, uno stile di vita pubblico per quello che riguarda il mondo universitario in cui operava, che lo rendeva naturalmente punto di riferimento. I nostri istituti in via dell'Aquilone numero 7 erano uno sopra e uno sotto, per cui noi quasi ogni giorno, non dico ogni giorno, ma quando arrivavamo a lavorare all'università, avevamo occasione di incontrarci, qualche volta anche di fare la strada insieme, ma soprattutto ci incontravamo verso l'ingresso e lui era abituato a prendere l'ascensore per arrivare al terzo piano, io mi facevo le mie due file di scale a piedi, ma c'era una fila intermedia che facevamo a piedi e in cui noi ci scambiavamo delle impressioni, qualche volta ci si fermava anche a chiacchierare un po' di più. E appunto era lì che riuscii a maturare questa percezione della sua grande cordialità umana, oltre che della sua qualità scientifica. Dopodiché, preso l'ascensore, ognuno andava nei suoi mondi separati. Separati tuttavia non del tutto, perché l'Istituto di Etnologia, poi di Antropologia Culturale, possedeva una biblioteca fornitissima, molto ricca, in cui anche noi antichisti qualche volta, io in persona, salivo le scale e andavo a chiedergli in prestito qualche volume. Questo accadeva qualche volta anche la sera, e lo trovavo sempre lui presente nell'istituto, magari da solo, quando non c'era più nessuno dei suoi collaboratori, perché aveva questa abitudine di fare, ecco, queste ore lunghe di lavoro di una giornata più ampia di quella che fosse normale. I suoi collaboratori, e questo è un altro aspetto per cui io ricordo
Tullio Seppilli, perché erano numerosi. Erano numerosi e lui, perché lui riusciva a coinvolgerli e a stimolarli nello stesso tempo, anche senza strutturarli, come si dice oggi, senza dare loro qualifiche universitarie specifiche. E lo faceva sia perché era naturalmente con la sua personalità così ricca attraente, sia anche per la molteplicità e la novità dei possibili approcci che l'antropologia poteva fornire, e anche per la concretezza del rapporto con le persone e con il territorio che comportavano le ricerche da lui ispirate. Erano sempre naturalmente ricerche innovative, di una naturale attualità, perché si aprivano ai problemi concreti del territorio, sia anche non solo del territorio umbro, ma anche indirettamente delle dimensioni mondiali che ogni giorno si andavano fin da allora e poi sempre più negli anni a venire dischiudendo, quel mondo delle culture diverse, delle culture altre, della deruralizzazione dell'Umbria, come è stato ricordato prima, delle prospettive che la crescente dimensione, sempre allora in dimensione naturalmente molto minore di quello che non avvenga oggi, ma la crescente dimensione del processo migratorio rendeva più evidenti. Era una sensibilità che aveva, io credo veramente, credo qui mi è stato confermato, le sue radici nell'esperienza giovanile brasiliana, sua e dei suoi genitori, e che poi aveva trovato alimento nelle trasformazioni sociali della società italiana, umbra in particolare, all'inizio del secondo Novecento. Un ultimo particolare desidero ricordare in rapporto a Tullio Seppilli, vale a dire il contatto che io ebbi per qualche tempo nell'ultima fase della sua vita con sua madre, Anita Schwarzkopf, che era una fine intelligente antropologa anch'ella. E quindi io penso che bisognerà aggiungere con più chiarezza alla formazione di Tullio anche questa spinta che doveva venire dalla sensibilità, ma anche dagli studi che sua mamma aveva fatto. Anche lei era come me, si era laureata in discipline classiche in antichità all'Università di Firenze, e su questa base di studi aveva sviluppato, come del resto Tullio, e certamente grazie anche questo all'esperienza brasiliana, aveva sviluppato una speciale sensibilità per le problematiche antropologiche, per il linguaggio mitico in particolare e per le relazioni fra la magia e la dimensione poetica. Ricordo certi titoli che penso siano presenti a tutti, Poesia e magia, quell'imponente studio sui ceri di Gubbio, il libro sulla sacralità delle acque e il sacrilegio dei ponti, sono alcuni titoli delle sue opere più importanti che ci ha lasciato. Io le avevo fatto avere delle mie pubblicazioni in nome di questa comune radice antichistica, e queste pubblicazioni mie avevano suscitato in lei interesse. Vi ricordo che attraverso Tullio mi chiamò, andai a casa sua più di una volta, la frequentai e trovammo appunto scoprimmo questa notevole affinità di sentire, un contatto che continuò, e addirittura, questo lo devo dire come un aneddoto, se volete, simpatico, ma fu continuato nel tempo dall'invio che sua madre mi faceva ogni tanto di un dolce fatto con le sue mani, perché sapeva che io ero antropologicamente goloso. Ecco, l'ultima volta che ho incontrato Tullio Seppilli è stato ad Umbria Libri lo scorso anno, e era in carrozzella, ma l'incontro fu sempre molto cordiale, molto affettuoso, come era stato sempre in tutti questi anni precedenti. E io ho un rimorso che non so proprio cancellare, perché noi, da ultimo, lui abitava prima, diciamo, la zona Elce, poi si è trasferito a Monteripido,
dall'altra parte della discesa, io abito dalla parte di qua, e quasi tutti i giorni passavo e passo da quella che era la sua casa, e ogni volta, devo dire, io mi proponevo di andare a trovarlo, andrò domani, e poi rimandavo finché adesso non è stato più possibile. Ora che vorrei farlo, veramente non è più possibile, e di questo mi sento proprio responsabile. Grazie. È stata una giornata molto importante, metto molto importante su tanti, conoscevo già tanti di voi, diversi ho avuto modo di conoscerli e di incontrarli. Dall'incontro del 92 in poi, dove si parlava di medicina, dove abbiamo affrontato i temi di etnopsichiatria, una grande passione che il professore ci aveva, arriviamo a un momento, io ero appena stato nominato assessore, eravamo nel 2015, mi chiede di fare un intervento formativo insieme a Villa Umbra. E è stato un momento di una bellezza unica. Era il corpo medico sanitario, ci siamo scambiati i ruoli, i punti di vista, ci passavamo la parola in modo naturale, e era giovane, lo spirito era incredibilmente giovane, ci metteva la carica nelle parole, poi a un certo punto mi diceva, insomma, no, Diego, lo devi approfondire tu, Waghe, Diego, perché il passaggio erano, devi approfondire tu. Io toccavo e poi dopo gli ripassavo la parola, e sono stati momenti estremamente belli. Poi la telefonata di Cristina, e poi l'ospedale, e poi i passaggi, e poi le parole, l'ultimo che ci siamo scambiati, quando mi ha detto grazie, e io ho risposto, professore, ci dobbiamo tutti grazie, forse questa giornata è un grazie al professore per tutto quello che ci ha dato. Concludo con una cosa bellissima che lui ha scritto, così collego stamattina a oggi pomeriggio, che lui ha scritto nel parlare di suo padre, che se dovessi sintetizzare cosa mio padre mi ha lasciato, oltre al ricorrente rimpianto per non poter più dialogare con lui, potrei, come forse a lui piacerebbe, rappresentare il suo insegnamento profondo nella forma di alcune massime: sforzarsi di capire prima di giudicare e prima di agire, che sono state le parole del mio primo confronto con lui. E perché non ci conoscevamo, i professori del Mali erano venuti in un seminario nel 92 su medicina a confronto, e lui era molto curioso della cura anche che i Dogon facevano in psichiatria, insomma, no? Il termine era questo, ma il popolo Dogon, che lui praticamente gli incuriosiva molto, e sforzarsi di capire. Poi quando io ho detto mio padre era di origine Dogon, e praticamente avevo studiato il Corano da piccolo, nello stesso periodo in cui studiavo il Corano avevo praticamente frequentato una scuola di ispirazione cristiana, mia nonna, che non si rendeva in tutte queste due religioni, mi portava durante le ferie dai nonni nella tradizione africana pura, che comunque delle religioni, quindi c'era tutta una serie di vita nell'infanzia, nella fase dell'imprinting della mia vita, in cui il Corano l'ho imparato a memoria, la Bibbia, tutti i suoi contenuti a scuola, e poi l'aspetto tradizionale e i riti iniziatici africani non avevo mancato una. Quindi abbiamo parlato entravo in quella forma di follia particolare, o cercavo di arricchirmi con queste tante culture che vivevano in me. Quindi nel corso poi della mia formazione, sia Tullio che la Falteri, che il professore, che poi il professor Lanternari, dove abbiamo praticamente, che lui cita nella sua autobiografia, che ho avuto un grande piacere perché ci ha formato sull'aspetto la festa nelle culture,
questa festa cibo, l'incontro, questa è l'analisi delle feste, l'analisi del contesto. Poi abbiamo scoperto che anche in quella, all'inizio della formazione sembravano distanti le feste, poi alla fine della formazione abbiamo trovato che le feste avevano tanti tratti e tanti momenti in comune, avevano più punti in comune che più punti praticamente, che era solo il significato delle feste per le culture. Allora quindi all'inizio siamo entrati con che c'entra la festa dei Dogon o la festa delle maschere in Mali con il Natale o Pasqua, tutto quello che sono la festa, la Quintana. Avevano tanti punti in comune, insomma, no? Il cambiamento della quotidianità, gli abbigliamenti, gli spazi da cercare per il momento festivo. Quindi abbiamo finito una formazione in cui Lanternari ci aveva praticamente trasformato in soggetti che avevano la grande capacità di analizzare e interpretare le feste. Quindi Lanternari insieme a altre figure, Sepili li cita in quella scuola di Ernesto De Martino, praticamente nella sua autobiografia. Quindi ho avuto anche quel grande onore di stare giornate a contatto con il professor Lanternari. E come oggi la grande fortuna di avervi tutti quanti, insomma. Quindi sforzarsi di capire prima di giudicare e prima di agire. L'impegno alla giustizia e alla ragione. Seguire in ogni occasione le scelte che riteniamo giuste e tenere sempre fede ai nostri principi, al di là delle convenienze, al di là degli opportunismi e al di là dell'approvazione dei potenti. L'impegno alla coerenza e all'etica politica. Vivere i propri incarichi pubblici come deleghe provvisorie da usare come, con il massimo possibile sapere tecnico e il solo obiettivo del bene comune. L'impegno alla efficienza e alla correttezza nella responsabilità istituzionale. Praticare la ricerca scientifica nel modo più rigoroso e usarla solo in funzione di un progresso condiviso e aperto a tutti gli uomini. L'impegno alla responsabilità sociale del nostro agire professionale. Con queste parole che Tullio dedica a suo padre come insegnamento, credo che per ciascuno di noi queste parole sono insegnamenti. Quindi vi saluto tutti e vi ringrazio tutti a nome dell'amministrazione comunale. Insomma, grazie.